Maledizione, oggi piove. Ti odio, Pasquale. Pasquale, ti odio moltissimo, ma ti amo allo stesso tempo. Quando leggerai questo diario, comunque brucialo insieme con il mio ricordo. Francesco. Ci vediamo sul social ring, motherfuckers. O se mi dice proprio male, anche di persona. Facciamo un salto a quando non ero ancora famoso. Grande Ugo. Leggenda. Di certo mi ha colpito come siamo, hai scazzato poi il lavoro e lì ti c'è la base, poi è un luogo di biondino, lì solo, no, che cazzo deve dire, ora non sto a trascinare la polemica, però pensa un po' di pensare che dicono cazzate praticando solo l'attacco personale. Ecco chi cazzo sei allora. Vabbè, comunque tutti gli altri siete stati davvero molto carini a vedere il mio film e ho inteso dedicarvi la mia gratitudine portando nel cuore voi e le vostre parole durante la realizzazione di questo secondo lavoro sul mostro di Firenze. Il film non mi importa se è lungo, non me lo dite, è un contributo, non mi interessa che voi non vi annoiate, mi interessa di lasciare punk, un bel monografico. E per questo mi sono accinto a concentrarmi sul delitto meno spiegato e compreso del mostro di Firenze. Questo film si propone come il primo contributo monografico, vorrei dire esaustivo, ma vabbè, la completezza non si può raggiungere mai, sul delitto Pettini Gentilcore. Allora, il delitto di Rabat.
14 settembre 1974, come sappiamo, nel Mugello. Sul delitto di Rabatta ancora manca una definitiva verità giudiziaria e soprattutto una verità condivisa. Questa veramente siamo proprio lontani dal raggiungerla. Questa missione a costo zero è il proficuo risultato del concorso e della partecipazione e della fraterna collaborazione di tutti i miei compari. Andiamo ad elencarli. Il prode Lorenzo Mencaccini e il brillante e sempre piccante Luca Scuffio. Scuffio! Così, ok, eccoci di nuovo Lorenzo Mencaccini, il The Original One, non quello finto stavolta, e con Scuffio. Questo delitto è un delitto che insieme al 68 è probabilmente il più indicativo per quanto riguarda il mostro di Firenze. Comunque, se Luca Scuffio e Lorenzo Mencaccini sono già dei veterani della sopralluoghistica mostrologica e della filmografia trinipettiana, in questo lavoro ci siamo avvalsi della collaborazione di molti altri amici mostrologi che andiamo a presentare. E sentirete quanti cari amici musicisti mostrologi ci hanno onorato delle loro composizioni musicali per una colonna sonora sontuosa, davvero a dir poco. Di solo una cosa voglio scusarmi con gli amici che mi hanno dato consigli paterni, specie Guido, di non essere riuscito a fare in tempo a fare un film fatto bene, con riprese equilibrate, non mosse. E con un audio decente. Ma è il teo gambro è.
Questo per molti è il delitto chiave. Il delitto forse più oscuro, quantomeno riguardo alla dinamica. È la dinamica molto complessa, su cui ci sono molte teorie, anche gli inquirenti sono stati molto indecisi, la perizia Zuntini, la perizia De Fazio, eccetera. È il delitto in cui il mostro comincia a sviluppare delle proprie fantasie, e quello che nella sua mente probabilmente è l'inizio di un rituale che poi avrà il suo compimento dall'81 in poi, no? Quella potrebbe essere stata un'anticipazione di quello che avrebbe poi fatto. Siamo tra le due frazioni di Sagginale e Rabatta. Oggi una memoria ricorda ancora, dopo oltre 45 anni, il brutale delitto. Rabatta ieri e oggi. Rabatta nella memoria di Borgo San Lorenzo, nella memoria di Vicchio, nella memoria del Mugello, nella memoria di Firenze. La sera di sabato 14 settembre 1974, in località Le Fontanine di Rabatta, nel comune di Borgo San Lorenzo. Una coppia di giovani fidanzati viene sorpresa mentre amoreggia nell'auto e uccisa, lui a colpi di pistola e lei a colpi di coltello. Questo delitto, a mio avviso, è in un certo senso il più importante di tutta la serie. E vede la morte di una coppia di fidanzatini giovanissimi, Stefania Pettini, 18enne di Vicchio, e Pasquale Gentilcore, 19enne di Molini del Piano. La scena del crimine è un'area da sempre caratterizzata da fertili terreni di coltivazione prediale. Secondo la tradizione è anche il territorio che fu attraversato dall'esercito cartaginese di Annibale nel 217 a.C. Da qui anche la toponomastica e l'odonomastica con il riferimento al passaggio sul fiume denominato Ponte d'Annibale, e la stessa strada che porta al luogo del delitto si chiama Via Ponte d'Annibale. Ponte d'Annibale è là, subito dopo il campo di Sagginale. Chiamo Ponte d'Annibale perché... Fascia l'abitato. L'armata cartaginese scendendo, e passarono di qui, ve lo dico anche a voi, passarono di qui prima della battaglia del Trasimeno, passarono dal Mugello, proprio dalla Valle Fiorentina, per andare al Trasimeno. E sì, è storico, è storico. Gli stessi terreni risultano da età medievale posseduti dalla famiglia Rabatti, da cui il borgo viene poi nominato. Allora, Rabatta, questa è una frazione di Borgo San Lorenzo. Siamo fra le due frazioni di Sagginale e Rabatta. Siamo a circa 3 km da Borgo San Lorenzo e 5 circa da Vicchio. Dobbiamo dire innanzitutto che il delitto è avvenuto dove questo palo è quella luce. Qui siamo nel comune di Borgo San Lorenzo, qui siamo nel comune di Vicchio. Quindi questa strada è una linea di confine fra i due comuni. Sarà importante nel corso delle indagini. Perché noi lo chiamiamo delitto di Borgo San Lorenzo per una questione puramente di geografia politica. In realtà, da un punto di vista criminologico, per me questo è un delitto di Vicchio, perché la donna era di Vicchio. Poi, vabbè, ora noi sappiamo che ci sarà un altro delitto e avverrà a Vicchio, non avverrà a Borgo San Lorenzo. Quindi se fosse avvenuto da questo lato, Borgo San Lorenzo non sarebbe mai entrato in questo pianoforte. Come dice Valerio, per soli pochi metri abbiamo forse fuorviantemente chiamato questo delitto il delitto di Borgo San Lorenzo, perché sappiamo che c'è un altro delitto di Vicchio, del mostro di Firenze, quindi sarebbero i due delitti di Vicchio. Come considereremo ulteriormente più avanti, siamo nel Mugello degli anni 70, una roccaforte della Toscana Rossa, animata da un fiero ricordo e da una pretesa continuità dell'esperienza politica e culturale della Resistenza. Memoria eroica della comunità locale, la resistenza mugellana è largamente dovuta ai mezzadri coloni contadini di Borgo, Vicchio e San Piero.
e la resistenza mugellana è una con i quadri coglionati. Il delitto ha luogo nel cuore del Mugello degli anni 70, una sorta di paradiso agrario di ispirazione socialista, edificato da una felice crescita economica e modernizzante. Anche attraversato, sfiorato dalle trame delle versioni nera, non meno che della nuova resistenza nappista. Sulla dicitura specifica della località del delitto, ribadisco, sono le fontanine di Rabatta, non come ogni tanto alcuni giornali riportavano fontine e né tantomeno fontanelle, confondendo con un'altra località delle campagne borghigiane, fontanelle che è più verso le salaiole. Persino molti borghigiani, c'è il risultato, non ne sanno una mazza, alcuni non sapevano le fontanine, boh. Non ho mai sentito niente. Effettivamente anch'io. Quasi un non luogo, come vedremo, quasi un non luogo, le fontanine di Rabatta. Dalla fine degli anni 90 la costruzione dell'epuratore mugellano, che adesso diciamo viene a identificare essenzialmente la zona. Lo Rabatta con due segnali sotto, 50 anni. Sono entrato da lì, ti trovi in un borgo un po' vecchiettino, un po' buio, triste. Arrivi in questa strada completamente buia. Arrivi qua e di notte, e ti giuro. Essendo l'unico delitto attribuibile a un last murder, io credo che questo delitto sia la prova che il cosiddetto mostro di Firenze non fosse un vero e proprio last murder, non fosse un vero e proprio maniaco sessuale. Questo delitto secondo me lo dimostra, perché tra tutti i delitti della serie è quello che più di tutti si avvicina ad essere un delitto compiuto da un quasi maniaco sessuale, o comunque da un last murder, da un assassino per libidine. Una zona buia appartata vicino a Borgo San Lorenzo, una stradina di campagna che costeggia un largo piazzale erboso accanto a un vitigno, un tratturo ai margini di un campo di grano delimitato da filari di viti e a poche centinaia di metri dal corso della Sieve. Una zona appartata su uno spazio aperto che lascia ampia libertà di azione e diverse vie di fuga, in prossimità di una direttrice extraurbana. Un luogo tranquillo fra alberi e campi a perdita d'occhio. E il delitto del 74, secondo me, è forse il meno banale di tutti, perché se comincia da lì, probabilmente è la sua zona proprio nativa, abitativa, secondo me si sente molto a casa sua, quindi è sicuramente, io penso, uno del luogo. La storia è nota, però bisogna un po' ripeterla, perché ogni cosa che diciamo sono dati. Il primo dato è quello che avevo detto prima. C'è chi sono i protagonisti di questo dramma? Sono Pasquale Gentilcore, di 19 anni, di Porta Sieve, e Stefania Pettini, di 18 anni, fidanzata di Pasquale, e poi l'assassino. Il soggetto sconosciuto è l'assassino. Stefania Pettini era nata a Vicchio il 3 giugno del 56 e Ivi viveva con i genitori in località Pesciola. Il padre Andrea, ex partigiano, è un manovale con problemi di alcolismo, mentre la madre, Bruna Bonini, è casalinga. Allora, la Pettini abitava qua vicino a Pesciola. A Pesciola, sì. A Pesciola. Una frazione che poi tra l'altro... Via di Pesciola, 30 credo. Sì, il civico era 30, però io mi ricordo che un paio di anni fa provai a cercare, ma non esisteva più con quel civico. Via della Pesciola 30, frazione Pesciola numero 30 o numero 34, poi è cambiata l'odonomastica. E probabilmente questa sarà cambiata successivamente la numerazione. Thank you.
Sono poco prima della casa della Stefania Pettini, dovrebbe essere poco più avanti sulla destra, mi hanno detto che è dove ci sono delle scalette. Poco più avanti, sulla destra, immagino siano queste. Per la sua maggior parte la breve vita di Stefania si divide fra Vicchio e la più grande e vivace Borgo San Lorenzo. Da piccola il maggior spavento sono le scosse di terremoto che nel 60 e nel 62 attraversano la zona, già istericamente memore di un ben più traumatico evento sismico nel 1919. La Pettini cresce nell'ambiente dove è nata. Il Mugello rosso del dopoguerra, che nonostante la crescita economica vede quasi dimezzarsi la sua popolazione per l'esodo dalle campagne verso le nuove periferie di Prato e Firenze. Stefania è una figlia del suo tempo e si forma come giovane donna di sinistra, indipendente e autodeterminantesi, nutrita dal locale mito positivo della resistenza antifascista. Suo padre Andrea è stato partigiano e inserisce fin da piccola la sua unica figlia in quella celebrata identità culturale. Da bambina la porta alle varie iniziative e celebrazioni commemorative della resistenza mugellana. Fra questi un appuntamento fisso è l'anniversario del tragico eccidio del 44 nella vicina Padulivo, alla cui celebrazione la famiglia Pettini non manca di presenziare ogni 10 luglio. In quegli stessi anni, proprio come Stefania, partecipa, magari distrattamente, alla commemorazione dell'eccidio anche una bambina di solo un anno più piccola che viene da Firenze e che si chiama Susanna. Ogni estate, infatti, viene in vacanza da Firenze coi genitori a Padulivo, dove hanno una casa. Ora, sapendo noi, la Pettini e la Cambi, già unite da un tragico destino, lasceremo che la finzione letteraria sfiori oggettivamente la realtà nell'immaginare che fra il 62 e il 70 esse possano essersi incrociate, scambiate un saluto o qualche parola durante una di quelle partecipate commemorazioni locali. Terminate nel 1970 le scuole medie, Stefania si iscrive al corso triennale di segretaria d'azienda a Borgo, presso la succursale, in Corso Matteotti, dell'Istituto Tornabuoni di Firenze, che poi diventerà l'Istituto Pinocchini e che ora è stato nuovamente risistemato. La Pettini è alta 1,67 m, non si reputa un granché, ma si sbaglia. Chi la conosceva ricorda Stefania come una ragazza per bene, a modino, riservata, responsabile, eppure molto carina. Camminiamo con Lisa e Fabio, come borghigiani tra i borghigiani, per le vie che Stefania percorreva quotidianamente, recandosi a scuola o a passeggio con le amiche negli anni spensierati della sua pubertà, tra il 1970 e il 1972. In quegli stessi anni angosciano la provincia fiorentina, come l'Italia tutta, violenti scontri politici, ma anche criminalità comune, omicidi, rapine, violenze, molestie, lotte fra bande criminali e varie altre tristi storie cui accenneremo in seguito. Comunque niente di diverso o più allarmante di quello che succede nelle grandi o altre città italiane.
Per Stefania le brutture della città sono ancora lontane, anche se alcuni brutti episodi succedono pure vicino a lei. Facciamo un piccolo intermezzo di cronaca, che alcune tragedie mugellane tra il 70 e il 73. L'8 agosto del 1970 all'Onda l'ortolano fiorentino Alfredo Zipoli, di 34 anni, uccide con 20 coltellate al petto e al ventre la moglie Anna Cemboli, di 32. Il 2 marzo del 71, nel parcheggio del monastero di Montesenario del Mugello, vengono ritrovati i corpi di due amanti fiorentini, distesi su sedili reclinati della loro sinca. Sono Olga Giuggioli e Giuliano Maschiti, rispettivamente 47 e 42 anni, uccisi rispettivamente da un colpo di pistola al ventre e alla tempia sinistra. Si tratta di un omicidio-suicidio compiuto dall'uomo. 30 agosto 71, l'invalido e ricoverato psichiatrico di Borgo San Lorenzo, Gastone Chiti, viene ritrovato morto nell'Arno, all'altezza di Ponte San Niccolò, con le mani legate dietro la schiena. Penso. Una sera di febbraio del 1972, la poco meno che sedicenne Stefania conosce Pasquale, un giovane figlio di emigrati campani di solo un anno più grande di lei. Glielo presenta la cugina Daniela. Pasquale Gentilcore era nato il 24 luglio del 1955 ad Arezzo. Primogenito di due emigrati del Beneventano, il contadino Vincenzo e la casalinga Santità Caruso. Vincenzo Gentilcore da Molinara del Sannio, a 20 anni, nel 1948, aveva ucciso una ragazza lanciandole una pietra durante una lite in località San Marco dei Cavoti, a Benevento, ed era stato condannato a 8 anni di carcere per omicidio preterintenzionale. Scontata la pena, poi ridotta a 5 anni, dalla Campania si era trasferito con la moglie a Monte Santa Maria Tiberina, tra Arezzo e Perugia. Nel 57, dopo la nascita della secondogenita Maria Cristina, i Gentilcore si stabiliscono definitivamente in provincia di Firenze, nei pressi di Pontassieve, in località Molin del Piano, cioè a dire il vero in località Lopaco, via della Ciancola 17, dove abitano i Gentilcore è abbastanza lontano anche da Molin del Piano, sebbene appartenga a quella circoscrizione. Quindi in località Molin del Piano, dove Vincenzo Gentilcore aveva trovato lavoro presso la fattoria Le Fonti. Terminate le scuole medie, Pasquale trova lavoro come magazziniere presso la Fondiaria Assicurazioni a Firenze, in Piazza della Libertà. Ambiente in cui si inserisce senza problemi, facendosi rapidamente apprezzare come ragazzo simpatico, vispo e volenteroso. Per ricordarlo nella descrizione che mi ha detto il padre, Pasquale era un po' sfrontato, magari, ma buono e premuroso. Alla Fondiaria Assicurazioni lavorerà fino alla sua morte, per 4-5 anni. Il primo incontro fra Stefania e Pasquale viene così registrato dalla ragazza nel suo diario in data 16 febbraio 72. Mia cugina Carla oggi mi ha presentato un amico. È un mimmo, né bello né brutto, con un nome orrendo, Pasqualino. Appena l'ho visto non ho provato niente, ma quando ci siamo incrociati di nuovo al bar della spiaggia ho provato un tuffo al cuore. Tremavo tutta ed ero rossa come un pomodoro, tanto che se ne sono accorti tutti tranne lui, che non ha fatto una piega e ha ballato con un'altra. Stupido. Da quel giorno si vedranno in compagnia diverse altre volte, ma Stefania non ne farà menzione sul suo diario. Nell'incanto della tarda adolescenza, al tempo ancora caratterizzata da certo più rigide convenzioni, la primavera e l'estate scorrono fra i due nel consueto gioco di avvicinamento, fino al magico giorno del primo bacio. 28 agosto 1972. Pasquale finalmente è mio. Siamo andati a ballare e mi ha baciata. Da questo momento parla spesso del ragazzo, aggiungendo poesie, disegni, qualche parolaccia.
Così commenta accanto a una foto di lui. Non sei mica tanto bello. Ti amo, Pasquale. La loro storia d'amore vivrà per oltre 2 anni gioie e tormenti come tante altre. Nel settembre del 72 Stefania inizia l'ultimo anno di scuola, ma da signorinella, fresca di acchiappo, come una ragazza grande. Pasquale intanto viene promosso barista presso lo spaccio interno della fondiaria. Le note che accompagnano la romantica Stefania sono canzoni di quegli anni di cui lei copia i testi sul suo diario, addirittura con le foto dei cantanti. Dopo alcuni mesi di relazione, la crescente intraprendenza di Pasquale è frenata da Stefania, che dopo qualche tempo prende a registrare sul suo diario note di ingenuo tormento. Non chiederti perché non voglio diventare tua. Ti stancheresti presto, siamo troppo giovani. Sì, hai ragione, sono una bambina. Allora vai a cercarla altrove, una donna. Quell'inverno i due giungono quasi alla rottura e si vedono meno. Sul diario Stefania sfoga la sua amarezza, oscillando fra tormento passionale e cupio dissolvi tardo adolescenziale. La mia vita è come un pollaio sporco. Papà e mamma stanno litigando, voglio morire, sparire per sempre. L'unica cosa che mi dispiace è lasciare la mia mamma, che non ha mai avuto niente dalla vita, come me. In un momento di rabbia descrive addirittura il padre come fissato, ebete e grullo causa vino. Ti odio, Pasquale, ma nello stesso modo ti voglio bene. Volli, sempre volli, fortissimamente volli, e morirò con la voglia. Ma dal 73 torna l'intesa tra i due, come testimoniano degli appunti, ora più maliziosamente stenografati, sul diario di Stefania. È stato bellissimo. Siamo andati a... Nel luglio 73, Stefania consegue il diploma di segretaria d'azienda, mentre Pasquale, con più di 18 anni, prende l'agognata patente e inizia a spostarsi con la Fiat 127 blu scuro del padre, targata Firenze 59 82 99, che personalizza con optional e accessori alla moda, retrovisore esterno, copri volante in pelle, mangianastri e altri gengilli. Nel tempo libero, la giovane coppia frequenta il bar Stellini in Piazza Giotto a Vibo, spesso e volentieri con un gruppo di amici comuni, con i quali si ritrovano anche la discoteca Teen Club di Borgo, in via Primo Maggio, nella bella stagione al Dancing La Spiaggia di Vicchio. I due locali, tra l'altro, avevano la stessa gestione. Diverse domeniche le passano all'appena inaugurato autodromo del Mugello. Quest'estate Stefania e Pasquale si concedono anche una romantica vacanza insieme, al mare, a Viareggio. Nel settembre dello stesso anno, Stefania viene assunta come segretaria presso la ditta di autotrasporti Cammelli, con sede nella vicina Barberino di Mugello. Il primo giorno di lavoro è per lei il primo della sua vita di donna, fautrice della propria indipendenza. Come raccontava il padre, il giorno del primo stipendio, Stefania tornò a casa e buttò i soldi sul tavolo, proclamando fieramente la sua raggiunta autonomia. Quello stesso autunno è lei a prendere la scelta di un periodo di pausa con Pasquale. Ha conosciuto sul posto di lavoro un bel ragazzo 22enne, Stefano Galanti, che spesso, quando stacca alle 17.30, le riaccompagna a casa in macchina. In alcune occasioni i due si fermano per amoreggiare proprio alle fontanine di Rabatta, nelle vicinanze. Sono rapporti intimi non completi, Stefania è ancora vergine. La simpatia dura non più di un mese. Per Natale è di nuovo insieme a Pasquale, con cui passa l'ultimo dell'anno. Proprio a quel punto anche Stefania trova lavoro a Firenze, in città. Questo è Firenze, e a nome di Firenze vi diamo il benvenuto. Da gennaio del 1974 è infatti segretaria presso la ditta Newflex, azienda leader nel campo delle tende alla veneziana,
con sede in via delle Muricce, zona Isolotto, via Canova, dove esiste ancora. Poi, dal maggio seguente, viene assunta come fatturista presso l'azienda tessile Magif in via Stradivari, in quartiere di Novoli. Basta prendere l'autobus e in 20 minuti si va a Scandicci, a Rifredi, a Gavinana, a Novoli, dove non si ritrova certo la grandezza austera del Medioevo, né la classica serenità del Rinascimento, ma gli effetti della speculazione edilizia. Babbo Pettini ricordava inoltre che in quei mesi Stefania lavorava seriamente e pensava al futuro. Usciva solo il sabato e la domenica, quando Pasquale veniva a prenderla con la macchina, fermandosi sotto il vicino lampione della luce. Il Gentilcore non era ancora stato presentato in casa Pettini, ma i genitori di Stefania lo conoscevano di vista e sapevano che i due ragazzi stavano insieme, pur fra alti e bassi. Nel loro ultimo anno di vita, dunque, Stefania e Pasquale sono quasi tutti i giorni a Firenze. La Pettini vi si reca ogni mattina in corriera. Con la sita. O in treno. Pasquale è in macchina da Molin del Piano. Dopo il lavoro i due tornano indipendentemente a casa, o anche insieme. E se possibile si trattengono un paio d'ore per passeggiare in città. Vai via, vai via, vai via. Vai via. Come dice bene Ludovica Sebregondi, Firenze in quegli anni è una città contestataria, contraddittoria e divisa. Ancora impegnata all'inizio del decennio a leccarsi le ferite dell'alluvione del 66, ma anche straordinariamente proiettata verso la rinascita, che è soprattutto tecnica e culturale. E assumi pause retro, certo che sei un po' nazista, come dirigi l'orchestra. Quel tuo fare Bordeaux. Punto fisso di passaggio per Stefania dal gennaio 74 è la stazione di Santa Maria Novella. Dalla stazione Stefania prende l'autobus, il 9 per andare all'Isolotto quando lavora alla New Flex e da maggio il 22 per andare a Novoli. A volte durante la bella stagione, quando dopo l'orario di fine lavoro, le 17.30, restavano ancora alcune ore di luce, Stefania e Pasquale riuscivano a vedersi in città, concedendosi possibilmente una breve passeggiata a piedi nel centro storico, dove dal 71 è attiva la zona blu, che preclude l'accesso alle auto, oppure si scambiano qualche bacio sulle panchine del vicino Lago dei Cigni, alla Fortezza d'Abbasso, punto di incontro ideale per loro, in quanto a metà strada fra la stazione di Santa Maria Novella e Piazza della Libertà. E come potevano benissimo andarci loro, a maggior ragione ci andavano i fidanzatini della zona. Penso a due fidanzatini in particolare, giovani come Pasquale e Stefania. La ragazza abita non lontano, in via Bellini, e il suo fidanzato, che vive con i suoi a Calenzano ma studia a Firenze, viene spesso a trovarla per una passeggiata pomeridiana. E sia, così. Triplice fischio e non ci siamo visti. Si tratta della 17enne Susanna Cambi e del 19enne Stefano Baldi, fidanzati dall'anno precedente. Ed eccoli, magari, un venerdì pomeriggio della primavera del 74, Susanna e Stefano seduti a mangiare un gelato su una panchina dei Giardini della Fortezza, davanti al lago con la fontana e, neanche tre panchine più in là, Stefania e Pasquale abbracciati. Chissà. Di certo, per coincidenza, Stefania lavorava nella zona dove viveva Susanna e Susanna andava in vacanza vicino a dove viveva Stefania.
ed entrambe le coppie erano state in vacanza a Viareggio nell'estate del 73. Alcuni dicono presso lo stesso stabilimento balneare addirittura, il Bagno Genova. Se Pasquale e Stefania hanno solo pochi mesi di vita davanti a loro, Susanna e Stefano hanno ancora 7 anni d'amore da vivere insieme. Trascorsi i quali verranno a loro volta uccisi dalla stessa maledetta pistola. Rispetto alle grandi città, Firenze è relativamente tranquilla, ma la criminalità certo non manca. Tra il 70 e il 74 imperversano, come accennato, la contestazione giovanile con scontri, arresti e alcuni morti, ma anche l'allarme terrorismo con gruppi fascisti, anarchici e comunisti attivi a Empoli, Prato, Firenze e nel Chianti. Poi c'è anche l'emergenza droga, la malavita comune e anche isolati maniaci. Velocissima rassegna di cronaca nera fiorentina dal 70 al 74. L'omicidio Magheri nel 70 a Poggibonsi, l'omicidio Gullà nel 71 in via dei Renai, poi a maggio del 71 rapimento e tentato stupro di bambina a San Mauro a Signa, compiuto da un trentenne su 124 celeste mai identificato. Nel marzo del 72 un pazzo col coltello aggredisce delle ragazze in Lungarno Pecori Giraldi. E l'omicidio Musu a Mercatale Val di Pesa nel 72. Il 22 marzo del 72 viene ritrovato in via della Pietra, presso via Bolognese, la strada che da Firenze porta al Mugello, sopra Careggi, zona di Coppiette e Guardoni, il corpo della studentessa salvadoregna Miriam Ana Escobar, di 19 anni, ospite di una famiglia come babysitter in Viale Re di 65. Vestita ma scalza, la giovane è stata strangolata. Non si trova la borsa, non si trovano le sue scarpe, non si trovano i suoi documenti. Aveva solo 3 anni più di Stefania, che verrà uccisa più o meno alla stessa età. L'assassino di Miriam è ancora oggi senza nome. Nel marzo del 73 lo studente universitario Sergio Zanobini, 23enne di Castello, muore carbonizzato nella sua 500 cosparsa di benzina e parcheggiata su una stradina rurale che porta a Cercina. Non è una disgrazia, rimane indeterminato se si trattò di suicidio o omicidio. Nell'aprile del 73, questo lo sanno i mostrologi, lo squilibrato missino e fanatico di armi Claudio Di Biasi spara 7 colpi di pistola contro una coppia appartata alle porte di Firenze. Sosterrà di aver creduto che fosse sua moglie con l'amante e dal carcere rilascerà negli anni 80 dichiarazioni deliranti in merito all'aver ispirato il mostro di Firenze, affermando di averlo conosciuto e incontrato e che gli avesse sottratto la sua beretta calibro 22. Meno nota l'aggressione nel maggio 73 alla 36enne Stefanina Ciardiello, residente a Firenze in via Baracca, che viene adescata in auto da Giuliano Simi, 23enne di Pescia, il quale la porta fino a Pieve a Nievole nel Pistoiese e finisce poi per sparare in macchina 6 colpi di pistola che feriranno non gravemente la donna, poi abbandonata in strada ma fortunatamente soccorsa e ripresasi. Il massacro familiare di Elio Grassi nel giugno 73 tra Rifredi e il Prato Magno. Nell'agosto del 73 a Sant'Andrea in Percussina, vicino San Casciano, in un uliveto non lontano dalla piazzola degli Scopeti dove il mostro di Firenze colpirà nell'85, il cacciatore Valente Provvedi viene misteriosamente ucciso da una scarica di pallini al petto e al volto. Nell'ottobre del 73 un pacco esplosivo all'ufficio postale di Avarnuzze ferisce lievemente la direttrice dell'istituto e non è neanche la sola lettera esplosiva in quei mesi inviata a funzionari donne. Piero Ghisu, il bandito sardo ucciso dalla polizia a Prato nell'ottobre del 73. Poi c'è Carlos Gomez, psicopatico uruguaiano abbattuto dalla polizia nel dicembre del 73. Poi c'è il cameriere di Coverciano Stefano Ravizzi, 20enne, pericoloso maniaco sessuale, ossessivamente misogino. In poche settimane aggredisce picchiandole almeno 4 studentesse, uccidendo inoltre una malata di mente, Bruna Bruni, di 49 anni, cui sfigura il volto e cinge attorno al collo un ramoscello di livo dal non chiaro significato. L'omicidio Casella a Galliano di Mugello nel 74. Nel maggio del 74 una coppia di amanti, apparentemente una mondana col suo cliente, muore tragicamente cadendo con l'auto in Arno. Solo un fatale incidente. Rosaria Marchese, 20 anni, e Antonio Appolito, 42, erano entrambi sposati e avevano scelto di appartarsi sulle rive dell'Arno con la Simca 1200 dell'uomo, che non si sa come scivolò in acqua, sarà recuperata all'altezza del Pignoncino.
E nella primavera del 74 abbiamo uno stupro proprio a Borgo San Lorenzo, dove una ragazza rimane oggetto di violenza sessuale e va in coma addirittura, e viene indagato per questo stupro un carabiniere di Prato, non ho trovato il nome. E in ottobre un altro branco stupra una 14enne presso Marradi e viene arrestato, sono 6 ragazzi sui 20 anni. Ma nel loro sensazionalismo e particolarismo, questi episodi, come sarà anche per il delitto di Rabatta del 74, finiscono per perdersi, quasi risultando decontestuali nel teso e più ampio scenario di confronto politico e civile che anima la nazione. La Piana Fiorentina e la Toscana tutta registrano una diffusa crescita del PC e della sinistra, anche extraparlamentare, fra scontri, agitazioni e reazioni di matrice neofascista. Gruppi armati di vario orientamento si costituiscono a Prato, Pistoia, Firenze, Empoli. Fucina di iniziative è l'Università Fiorentina, dove giovani di diversa provenienza e estrazione operano e si formano sperimentando come mai prima nuove direzioni e soluzioni, spesso contestando o anche avversando violentemente le istituzioni, l'ordine costituito e la tradizione. Il mondo, con esso l'Italia del resto, stanno velocemente cambiando. Del 1970 è la legge sul divorzio, che verrà definitivamente confermata da un referendum del 1974. Nascono e crescono vari gruppi femministi, votati a promuovere la contraccezione e il diritto all'aborto, che sarà legale dal 1978. Anche Stefania, nel suo piccolo, partecipa attivamente a questo vivace fermento politico. Cresciuta nel mito della resistenza fra le roccaforti comuniste di Vicchio e Borgo, è una giovane appassionata militante di sinistra. Attivista della FIGC, Federazione Giovani Comunisti Italiani, si spende anche nella promozione del referendum sul divorzio del 12-13 maggio del 1974. Sono tante le giovani fiorentine politicamente impegnate come Stefania o anche di più. Ha solo 3 anni più di lei Anna Maria Mantini, ragazza di buona famiglia delle cure che diventerà con il fratello Luca un esponente di spicco della locale Eversione Rossa, in app. Entrambi i fratelli Mantini cadranno sotto il fuoco della polizia rispettivamente a Firenze e a Roma, lui 1 e lei 10 mesi dopo la morte di Stefania Pasquale. A ciascuno dei fratelli Mantini verrà dedicato un nuovo nucleo armato. Ha invece 19 anni, solo uno in più di Stefania, Rossella Casini, nata e cresciuta in Santa Croce, che studia all'università e verrà uccisa dalla mafia a Palmi nel 1981. Negli stessi anni è studente di scienze politiche a Firenze anche il militante cortonese Felice D'Alessandro, che nel giugno del 74, a Camucia di Cortona, uccide con 19 coltellate il rivale in amore Donello Gorgai. Arrestato e condannato, evade e scappa in Spagna, è una storia famosa, poi torna. Ma torniamo ai nostri fidanzatini. Una girata in macchina. Una girata in macchina fra Borgo e Vicchio, in cerca di intimità. Di solito vanno in quello stesso spiazzo a Rabatta dove saranno uccisi, come risulta dal diario della Pettini, che registra di avervi trascorso un piacevole pomeriggio col fidanzato in data 26 febbraio del 74, facendo poi ancora riferimento allo stesso luogo altre volte tra la primavera e l'estate. Oggi siamo andati al campo. Parcheggiamo sempre ai margini, vicino alle pianticelle tenere e appena sbocciate. Maledizione, oggi piove. Il terreno era troppo molle, le ruote della macchina slittavano, così siamo andati al club. Dopo le nozze ci torneremo in pellegrinaggio. Praticamente un passaggio obbligato, la cui assidua frequentazione potrebbe averli progressivamente esposti alla possibilità del tragico assalto che spezzerà le loro giovani vite.
rapporto tra i due prosegue a fasi alterne e Stefania non manca di annotare i suoi tormenti di ragazza in amore. Il 1 aprile del 74, un lunedì, scrive: con Pasquale non andiamo più d'accordo, ma lo amo. Ti odio, Pasquale, ma nello stesso modo ti amo. Pasquale, ti odio moltissimo, ma ti amo allo stesso tempo. Quando leggerai questo diario, comunque brucialo insieme con il mio ricordo. Nella tarda primavera del 74, recandosi al lavoro, Stefania ha un'esperienza spiacevole, di cui parlerà alle sue due cugine amiche confidenti, Tiziana Bonini e Carla Bartoletti. Uno sconosciuto, sui 35 anni, l'avrebbe seguita dalla stazione centrale fino a Novoli, dove lavorava. Allora, la Stefania Pettini, che era andata a lavorare a Firenze, aveva dimostrato di sentirsi importunata. Esatto. Da una persona che lei descrive strana, intorno alla 35ina. Sì, più o meno. Sui 35 anni. Quest'uomo, aveva riferito Stefania, le faceva paura. E il fatto che ne parlò a entrambe le cugine ci permette di acquisirlo come episodio che oggettivamente turbò la ragazza e potenzialmente da ricollegare ad altri dati similari relativi ad un misterioso pedinatore della stessa nei giorni precedenti alla sua morte. Ma quell'ombra leggera svanisce presto, o almeno Stefania, nelle settimane seguenti, sembra non dargli più tanto peso. Si sospetta che possa essere stata o seguita o pedinata o indocchiata dal suo futuro assassino, anche se è difficile fare delle valutazioni di questo genere, perché lei comunque si sente seguita, pedinata a Firenze. Esatto, a Firenze, dove lavorava, non a Borgo San Lorenzo. Quello che volevo dire io, che a volte magari facciamo un po' di confusione quando si associa il fatto di una ragazza carina, giovane, che viene molestata, seguita, stalkerata, come si direbbe oggi, in una città grande come Firenze negli anni 70, credo che fosse una prassi normale. Cioè, a quei tempi magari un uomo non si faceva tanti problemi a fischiettare, sì, a guardare una bella ragazza. Oggi ti prende una denuncia. Cioè, sono cambiati i tempi. Oggi magari si fa fatica a immaginare una Firenze, comunque una grande città con una grossa popolazione, piena di bavosi e gente che non si faceva scrupoli nel seguire una bella, sì, ragazza per strada. Lei, 18enne, ma cosa vuoi? Che vedi dalla mattina alla sera un sacco di gente, ma quei 6 o 7 al giorno che ti fanno un avance o un complimento ci sono sempre. A quei tempi poi, secondo me, c'era di più. Esatto, quindi non è così automatico fare un'equazione, esatto. No, ragazza importunata al bar uguale assassino mostro di Firenze. No, sono semplicemente no. Delle dichiarazioni di cui è giusto prenderne atto, però. All'inizio dell'estate del 1974, la relazione tra Stefania e Pasquale attraversa una nuova crisi. Pasquale è geloso per la precedente scappatella di Stefania. Leggiamo infatti nel diario della Pettini, in data 28 giugno 74. Facciamo le corna, ma per ora con Pasquale vado d'accordo, anche se ho sempre in mente quello che gli ho fatto, cioè Stefano. Che io non ricordo assolutamente, anzi, più ci ripenso e tutto mi sembra un brutto sogno, e non so come ho fatto a dare confidenza a uno che non se la merita. Perseguendo con le piccole grandi sfide della sua età la propria affermazione e indipendenza, Stefania si iscrive alla scuola guida Lombardi di Borgo San Lorenzo. In agosto Stefania e Pasquale vanno in vacanza separati, ma in vicine località adriatiche. Lei con le cugine Carla e Tiziana a Rimini dall'8 al 17, lui a Riccione. Entrambi concedendosi brevi flirt in discoteca. Stefania con un tale Andrea di Bergamo, conosciuto in spiaggia, con cui una sera amoreggia sulla pista da ballo, sibilando alla cugina che la vede: fatti i fatti tuoi. Prima di Ferragosto, Pasquale la raggiunge a Rimini, sistemandosi in una stanzetta di servizio proprio presso l'albergo dove alloggiano Stefania e le cugine. Dopo alcune scenate di gelosia con reciproci rinfacci, i due si riappacificano. Stefania scrive sibillinamente, in data 17 agosto: che schifo al mare. Quante cose sono successe. Nella seconda metà del mese,
Dopo le vacanze e le connesse ripicche, Stefania e Pasquale tornano di nuovo una coppia, anche più salda di prima. Pasquale rientra a lavorare appena torna dal mare, gli rimangono un pugno di giorni di ferie che intende riservarsi per Natale, come dice ai colleghi, ed è un rientro felice, in quanto proprio in quei giorni gli viene comunicata la sua imminente promozione da barista a centralinista negli uffici della stessa Fondiaria. Stefania sfrutta quei pochi giorni di ferie che ha in più per studiare per l'esame di teoria della patente e fare qualche guida. Ad inizio di settembre sono insieme ad una festa di fine estate in un casolare del Mugello, dove ballano per tutta la serata. Prima di ripercorrere le ultime ore di Stefania e Pasquale, tratteggiamo brevemente anche la temperie di quella tarda estate del 74 che prelude al delitto Pettini-Gentilcore. In quegli stessi mesi l'Italia era stata sconvolta dalle stragi fasciste degli attentati alla ferrovia di Vaiano, il 21 aprile, fortunatamente senza vittime, di Brescia, il 28 maggio, famosissima strage di Piazza della Loggia, e del treno Italicus sulla Firenze-Bologna in data 4 agosto con 12 vittime e parecchi feriti. A maggio due telefonate avevano lanciato inoltre falsi allarmi in merito a bombe su treni o tratte di ferrovia della Firenze-Bologna, quindi prima dell'Italicus sulla stessa tratta dell'Italicus. A giugno due giovani neofascisti erano addirittura stati sorpresi presso Prato in una 500 carica di esplosivo e armi da assalto. E il mese dopo, a luglio, sempre a Prato, il titolare messino di un negozio di caccia e pesca viene trovato in possesso di un arsenale illegale e arrestato, mentre il 2 settembre, un mese dopo la strage dell'Italicus, vengono ritrovati nei boschi di Cantagallo, a 3 km dalla strage del treno, 8 candelotti di dinamite avvolti in un vecchio giornale. La mattina del 14 settembre, a Pisa, dove è attivo il gruppo eversivo Ordine Nero, un pacco incendiario dal sofisticato innesco ferisce il professor Sergio Faggiani, ordinario di fisica alla locale facoltà di ingegneria e destinatario della spedizione. Fra agosto e settembre cominciano inoltre a Firenze le prime, pionieristiche e osteggiate, e poi sospese, trasmissioni di Firenze Libera, la madre di tutte le TV private che avrebbero inondato l'etere coi loro palinsesti di lì a pochi anni. L'ultima settimana di vita dei due ragazzi trascorre quasi del tutto ordinariamente. Il lavoro a Firenze e la sera in famiglia, tra telefonate romantiche e serena consuetudine. Venerdì 13, però, Stefania non va a lavorare. Deve sostenere l'esame di teoria per la patente. La mattina si reca a scuola guida e lo supera tranquillamente. Un altro piccolo successo in quella che doveva essere il percorso di affermazione, indipendenza e autonomia che sognava per sé. Guidare la macchina. Stefania l'aspettava come una svolta. Ragazza attiva e dinamica, batte il ferro finché è caldo ed è già proiettata verso l'esame di pratica. Nel pomeriggio è infatti impegnata in una sessione di guida per le strade di Borgo. L'istruttore della guida, Alfredo Lombardi, nota una macchina che sembra seguirli, ma non ci darà troppo peso fino al tragico delitto. Quello stesso pomeriggio, Pasquale si reca a Scarperia per consultare il guaritore Bruno Mocali in merito ai suoi persistenti disturbi epatici. Il giorno seguente, sabato 14, è una giornata nuvolosa, ma tra Borgo e Vicchio si respira comunque il sabato del villaggio, con varie iniziative per la celebrazione del 30° anniversario della liberazione del Mugello, che precisamente ricorre il 10 per Vicchio e l'11 per Borgo, ma le celebrazioni si concentrano nel fine settimana. Per quello stesso sabato è anche prevista la scoppiettante apertura stagionale del Teen Club, principale discoteca mugellana in inarrestabile ascesa nelle preferenze dei giovani di tutta la Toscana ed oltre. Nel pomeriggio inizia a piovere e i due decidono di rimandare il loro incontro a quella sera. La ragazza rimane a casa a Pesciola, dove riceve la visita di un'amica. In questa occasione la Pettini avrebbe a quella confidato di essere stata sgradevolmente importunata da uno sconosciuto adulto, ma sarebbe stata interrotta dall'arrivo della madre e non avrebbe raccontato oltre. Sì, con l'amica che con la quale parlava nella sua cameretta e dovette interrompere il discorso, la conversazione, perché entrò improvvisamente sua madre. Altrimenti avremmo saputo forse qualcosa di più. Pasquale, invece, esce per recarsi a Firenze, dove ritira dei pantaloni in una lavanderia della zona del mercato di San Lorenzo.
Mentre è ancora giorno, e ha smesso di piovere. Subito dopo cena, verso le 20:45, Pasquale e la sorella Maria Cristina escono di casa con la 127 blu del padre e raggiungono Borgo San Lorenzo. Pasquale Gentilcore accompagnerà la sorella, sì, al Teen Club. È la discoteca Teen Club. Cos'è il Teen Club? È la discoteca che a quei tempi andava forte, tra l'altro non ha chiuso nemmeno tantissimi anni fa. No, del 2009. Nel 2009, è rimasto attivo dal 1974, era già proprio nel fiore. Allora, siamo davanti all'ingresso del Teen Club, per meglio dire ex Teen Club, perché oggi ci sono degli appartamenti, però all'epoca era la discoteca, praticamente dove quattro generazioni di Borgo San Lorenzo sono venuti a ballare. Allora, il Teen Club si trova esattamente nel centro di Borgo San Lorenzo, poche centinaia di metri. Nel 74 era la discoteca più famosa di queste zone, quindi tutti i ragazzi di Borgo, sì, di Vicchio, ma poi la discoteca di San Pierasseve era proprio il simbolo dell'aggregazione giovanile di quei tempi. Erano anche diverse le abitudini rispetto agli anni 90. Io ho fatto gli anni 90, tipo in discoteca entravi alle 21:30 e a mezzanotte chiudeva. Oggi a mezzanotte, infatti, entri. Questo lo sappiamo anche dalle dichiarazioni della sorella del Gentilcore, esatto, la quale ci dice: mi ha lasciato al, sì, Teen Club alle 9:30, esatto, dicendomi guarda che ti verrò a riprendere intorno alla mezzanotte, perché, esatto, a mezzanotte si ritornava a casa. Ma gli orari erano quelli. Sono da poco passate le 21 quando Pasquale lascia Maria Cristina in via Primo Maggio davanti al Teen Club, fissando di tornare a prenderla verso mezzanotte. Il giovane passa dunque a prendere Stefania nella vicina Pesciola. Per amor di dettagli, Stefania è uscita di casa verso le 21 e si è fermata nella vicina casa degli zii Bartoletti ad aspettare Pasquale. Ogni tanto si affaccia alla finestra per vedere se arriva. Eccolo, è arrivato. La ragazza saluta i parenti, scende e entra nella 127 del fidanzato. Sono le 21:15. È una nuvolosa notte di novilunio, umida e buia, ma è pur sempre estate e i due giovani non cercano altro che un po' di intimità. Una testimone riferirà di averli notati attraversare con l'auto il passaggio a livello che porta fuori Pesciola poco dopo le 21:15 e non oltre le 21:30, ricordando anche che nessun'altra vettura era passata in quel momento né successivi. Ecco qua Pesciola con il cartello e questo è il passaggio a livello in cui sono stati visti l'ultima volta Pasquale e Stefani. Allora, riparto, quindi superato il passaggio a livello, che tra l'altro si sta chiudendo, vado in direzione di Rabatta. E decidono di andare in intimità a Rabatta. La distanza da casa della Pettini a qua sono meno di 3 km, 2,9. Il tratturo è questo qui alla sinistra, chiaramente all'epoca era percorribile, oggi è abbastanza cambiato, non è più possibile percorrerlo con l'auto. Coppia si ferma, non sappiamo bene a che ora, verosimilmente prima delle 22, ma non possiamo saperlo, in località Fontanine di Rabatta, nel campo dove si è già appartata diverse volte negli ultimi 2 anni, a 5 minuti di macchina da casa di Stefania. Mezzanotte. Stefania e Pasquale vengono massacrati in un attacco imprevedibile e feroce.
Spezzi 83. E questo è un sentiero che pochi conoscono, che di giorno percorrono i cacciatori, di notte le coppiette. Non è la prima volta che Pasquale e Stefania si fermano lì. Il silenzio è totale, il buio quasi. La luna al suo ultimo quarto è nascosta dietro le nuvole. La terra e gli alberi sono bagnati dalla pioggia caduta nel pomeriggio. Detto loro però venivano, dice Maria Cristina che aveva 17 anni, in genere verso le 10-10:30 erano già qui. Lui mi ha detto a mezzanotte, ma in genere alle 10-10:30 erano qui. Questo per noi è importante, per sapere, ma alle mezzanotte, quando non si è presentato, vabbè, possiamo supporre che era già morto, ma era già morto alle 10, era già morto alle 10:30. Quanto l'ultima volta che sono stati visti è stato alle 21:30. Quando sono stati uccisi questi ragazzi? Appena arrivati qui? Oppure è passato un po' di tempo? Questo è un delitto in cui ci sono dei testimoni che dicono di aver udito degli spari. Una coppia di coniugi sosterrà di aver udito alcuni colpi d'arma da fuoco tra le 23:30 e le 23:45 di sabato 14, mentre transitava in prossimità del luogo del delitto. Similmente, due giovani dichiarano di aver sentito degli spari intorno alle 23:30, mentre erano appartati in auto nei pressi di Rabatta. Verso le 2, non vedendo tornare il fratello, una sempre più preoccupata Maria Cristina Gentilcore si fa riaccompagnare a casa da amici e avverte i suoi. Scatta l'allarme. La Bonini si allarma alle 3 di notte, la mamma. Mamma di Stefania. Penso che si allarmi alle 3 di notte perché forse si è sbagliata, è andata a vedere, mancava la figlia, era andata da Carla, dalla cugina, e lì sono iniziate le ricerche. Vane, perché Carla non sapeva di questo posto qui. Alle 6 di domenica 15 settembre, dopo averla cercata per ore nei dintorni, gli angosciati genitori di Stefania si recano a Molin del Piano, a casa Gentilcore, e poi con questi al comando dei carabinieri di Borgo San Lorenzo, dove giungono poco prima delle 8 per denunciare la scomparsa dei ragazzi. Li riceve il comandante Michele Falcone. Ormai non è più un ritardo quello di Pasquale e Stefania. L'alba, cancellando la luce elettrica, illumina un'angoscia ancora più grande. Verso le 7:45 del mattino, i corpi vengono ritrovati da un contadino di Rabatta, Pietro Landi, coltivatore del terreno dove quella mattina si trova stranamente parcheggiata una 127. Ritornato di corsa sui suoi passi per dare l'allarme, il Landi ripara sconcertato presso la vicina casa di un conoscente, tale Fusi. Sarà il figlio di quest'ultimo, Francesco Fusi, a recarsi al locale comando per avvisare i carabinieri, mentre il Landi rimane presso la di lui abitazione ancora sconvolto. Lo shock per l'inattesa vista di tale massacro lo segnerà profondamente e per lungo tempo non uscirà più di casa dopo il tramonto. Era suo il capo di questa persona, perché lui sta a contadino che tanti anni. Landi. Pietro Landi aveva visto la guerra, lo scontro fra tedeschi e partigiani è stato molto violento qui, eppure è scappato a casa quando ha visto questa ragazza. Proprio mentre i genitori sono in casa del Borgo San Lorenzo, giunge la notizia che sono stati ritrovati i corpi di due ragazzi
alle fontanine di Rabatta. I carabinieri lasciano i genitori lì senza dirgli nulla e verificano. Informato della tragica scoperta, il capitano Falcone intuisce che possa trattarsi della coppia scomparsa e si reca sul posto dove i suoi terribili sospetti trovano la più macabra delle conferme. Sul posto si assembra rapidamente la gente del luogo, fra cui un ragazzino, oggi cinquantenne, che ci ha gentilmente raccontato i suoi ricordi di quel giorno. Allora ti posso dire io sono arrivato quando è successo il delitto del mostro, prima di andare a venire. Ma come davvero? Io sono arrivato, l'ho accettato a 12 anni. Andavo a giocare a calcio, schermeva, prendimi il pulmino e un signore quella strada prima ha detto che sono. C'è due morti nel campo. Che nessuno ci credeva, noi siamo andati, io sono uscito, io l'ho visto da lontano perché non mi sono avvicinato, però sono stato dormire una settimana in mezzo ai miei genitori. È una scena del crimine molto brutta, forse la più brutta fino ad allora nel dopoguerra, non si era mai vista una cosa del genere, in Italia almeno non si era mai vista, una ragazza martoriata di questo modo non si era mai vista. L'automobile guarda verso la strada. Lo sportello sinistro chiuso con la sicura e il finestrino in frantumi, quello destro spalancato. Accasciato al posto di guida, con la testa riversa sul montante del finestrino in frantumi, Pasquale sembra dormire. Dietro lo sportello il suo braccio sinistro è innaturalmente bloccato sotto la gamba sinistra. Indossa solo gli slip, intrisi di sangue ed escrezioni, i calzini e un orologio di marca Sanio al polso, fermo sulle 3:15. Stefania è distesa dietro la macchina, completamente nuda, braccia e gambe divaricate, supina con la testa quasi sotto il tubo di scappamento, e lo scempio del suo corpo è raccapricciante. Verranno refertate 96 ferite da punta e taglio, delle quali almeno 6 mortali, al torace e al seno sinistro, alcune altre abbastanza profonde da sfigurarle il volto o interessare gli organi interni, e tutte le altre superficiali, inferte post mortem sul ventre, seni, cosce e area pubica, ora sparse, ora disposte in ordinate sequenze curvilinee. Diverse lesioni da difesa figurano inoltre sulle mani e sugli arti superiori. Sull'auto non verranno individuate impronte digitali. Fuori dal veicolo, ai piedi dello sportello sinistro, c'è il giubbino del ragazzo. A circa 2,5 metri dal lato destro della vettura giacciono le mutandine blu della ragazza, strappate e insanguinate, di cui si trova un brandello poco più lontano. Curiosamente, un metro oltre, si trovano sull'erba la camicetta di Stefania, la camicia di Pasquale e 3 paia di pantaloni, uno di Stefania e 2 di Pasquale. È opinione diffusa che i vestiti siano stati così disposti dall'assassino, ma non mancano, come sempre in questa storia, anche voci fuori dal coro. Sparpagliati nei pressi della macchina, alcuni fazzoletti usati, che sarebbe interessante capire in qual senso usati. Quando Falcone arriva poi sulla scena? Questa 127 era un lago di sangue, no? Era un lago di sangue. Chi la vide rimase fortemente impressionato, non si era mai visto una roba del genere, infatti. A parte il sangue, le pugnalate, quello che colpì le persone che vennero, me l'ho visto il testimone oculare, la cosa che lo impressionò di più di Stefania era il fatto che si vedono i denti, perché lei era stata sfregiata, l'aveva aperta la guancia. Questo è importante per noi. È importante sapere come mai una ferita in vita, tra l'altro, non post morte. Sulla scena vengono convocati i conoscenti delle vittime per confermarne l'identità. Operazione risparmiata ai genitori, cui verrà subito dopo comunicata la tragedia. Dopo i primi curiosi, il comandante Falcone e i suoi uomini, arrivano in successione anche altri carabinieri, il dottor Ferrao, giudice di Borgo San Lorenzo, il sostituto procuratore Vittorio Lacava, il maresciallo Domenico Trigliozzi, il capitano Olinto dell'Amico, l'appuntato Cicchetti, il brigadiere Sciarra e altri agenti e funzionari. Il locale parroco porta subito una coperta per coprire il corpo di Stefania. Arriva poi il medico condotto di ronda, Luigi Mercatali, che data la morte a circa 8-9 ore prima. Giornalisti, fotografi, altri curiosi e i disperati genitori dei due poveri ragazzi. Vincenzo Gentilcore è pietrificato. Con la bocca serrata dichiara ai giornalisti: «Mio figlio era un ragazzo buono e premuroso,
Chi me l'ha ammazzato dovrà pagare. Laconica e straziante la dichiarazione di Andrea Pettini. Una cosa tremenda, il padre arrivò poco dopo, disse: non me l'ha solo potuto ammazzare, me l'ha rovinata. Non si era mai sentita nemmeno nei film d'orrore. Sono quelle classiche vicende che finché non accadono uno solitamente dice: ma queste sono cose che accadono nei film di orrore, nei film, negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, però una cosa così del genere in Italia nessuno se la sarebbe mai aspettata. C'è un'esplosione di violenza che non ha uguali. Mi pare, se non mi ricordo male, se ne parlò a lungo di questo delitto in Italia, si disse anche che mai si era visto uno scempio del genere. E mi ricordo anche mio amico Massimone, e quel giorno ascoltò la radio, no? E rimase impressionato, c'è stata questa uccisione barbara di due ragazzi, insomma. Verso le 11 i cadaveri vengono rimossi e trasportati all'Istituto di Medicina Legale di Careggi a Firenze per l'autopsia. Dopo solleciti ma non esaustivi rilievi ad opera delle locali forze dell'ordine, la 127 dei Gentilcore viene trasferita presso la caserma dei carabinieri di Borgo. Purtroppo non si poteva avere immediata coscienza della futura significanza storica di questo delitto e la scena del crimine non fu accuratamente preservata come avrebbe potuto, venendo irrimediabilmente contaminata dall'incontrollato assembramento di persone che vi si concentrò dalla mattina di domenica 15 settembre e nei giorni seguenti. L'ipotesi di una rapina finita male verrà quasi da subito ragionevolmente scartata. Le famiglie delle vittime converranno poi con l'amministrazione locale la celebrazione congiunta dei funerali e la tumulazione per entrambi nel cimitero di Borgo San Lorenzo. La ricostruzione dell'effettiva dinamica del delitto è tutt'oggi oggetto di dibattito. Di certo Pasquale e Stefania vengono aggrediti mentre, nudi e con indosso i soli slip, amoreggiano nell'auto sul sedile reclinato del passeggero, allorché vengono esplosi contro di loro, a brevissima distanza, almeno 8 colpi di pistola, forse 9, forse 10. E già finiscono le certezze, compromesse da una documentazione tutt'altro che uniforme e ineccepibile. Periti, medici legali e mostrologi si dividono, come vedremo anche dalle diverse letture di Lorenzo, Luca, Nicola, Enea e Valerio, sul numero esatto dei colpi sparati, come sul lato dell'auto da cui vengono sparati. Il principale divario è la direzione dell'attacco, da destra verso sinistra o da sinistra verso destra. Per evidenziare due schieramenti, sappiamo che Zuntini, Scrivo, Oltremari e Maurri nel 94 parlano di un attacco da destra, cioè dal lato del passeggero. E così più recentemente Giuseppe Di Bernardo, nella ricostruzione grafica ad opera della felice mano di Vittorio Santi, nella graphic novel sul mostro di Firenze. Mentre invece Maurri nel 74, Refazio, Perugini, Segnini, Mencaccini, Blasco e i giornali dell'epoca parlano invece di un attacco da sinistra e poi della prosecuzione dell'azione omicidiaria ai danni della donna da destra dopo aver aggirato la macchina. A loro favore la locazione determinata a posteriori dei bossoli, che è documentata dallo stesso Giuttini come sul lato sinistro dell'auto all'altezza della ruota posteriore nello spazio di un metro quadro, mentre a favore dell'attacco da destra deporrebbe l'apparente frantumazione del finestrino lato guida verso l'esterno. Perché non si riesce a capire se l'aggressione è venuta dal lato del guidatore o dal lato del passeggero. Mi pare che ci sia una discussione proprio in questo momento. Ora, qual è il problema del 1974? Che i bossoli non li ritroviamo dal lato del passeggero, li ritroviamo dal lato del conducente. E dove li ritroviamo? A sinistra della vettura invece a sinistra. Sì, esatto, li ritroviamo sulla ruota posteriore del conducente. In effetti, come dicevi anche tu Luca, sembra un po' strano che questo spara 5 colpi dal lato del passeggero
e li ritroviamo però tutti dal lato del conducente. Oltre al tramite che Zuntini dice venire da destra sul sedile del passeggero, ci sarebbe un colpo alla base del sedile di destra che pare si sia frammentato e che abbia colpito sì. la ragazza sul fianco, in basso, quindi non poteva provenire effettivamente da sinistra. Quindi mi sto dando conto, c'è anche questo colpo, te lo metto insieme perché... Cioè, quindi abbiamo, diciamo, contraddizioni, potrebbe esatto. essere tanto da destra quanto da sinistra. Intendo dire, non è che c'è stato un errore? Allora, se De Fazio, che è quello che ha fatto tutte le perizie, diciamo, ha fatto il quadro d'insieme di tutti i delitti, proprio su sto delitto di rabatta, della dinamica praticamente non ne parla, perché dice non abbiamo nemmeno una perizia balistica valida, anzi dice che anche la perizia sui cadaveri non è completa perché manca la relazione finale. Quindi lui si basa sulle minute, sui verbali presi durante, diciamo, la dissezione dei corpi, ma non ha, perché non è stata fatta, dice lui, la relazione finale peritale. Poi Zuntini, che è quello, tra l'altro è quello che ha fatto anche la perizia del 68, è un perito balistico, colonnello d'artiglieria, insomma, eccetera, viene ingaggiato un mese dopo. Un mese dopo viene ingaggiato, quando ormai si deve basare sulle foto. Da dove vengono queste ferite non c'è scritto. E guardate, è una differenza enorme. Perché se vengono da sinistra, allora per esempio l'attacco è avvenuto, si presume, da sinistra, il mostro scarica la pistola su Pasquale, probabilmente prende anche Stefania o può prendere Stefania perché i colpi sono tutti da sinistra. Ma se i colpi vengono da destra, vuol dire che due colpi sono arrivati dall'altro sportello. Quindi lui, non lo so, ha risparmiato due colpi, ma non perché li ha contati, perché si accorge che Stefania, coperta dal corpo di Pasquale, non può essere raggiunta, gira, gli spara, la becca alla gamba, e anche qui è strano. Allora, la dinamica omicidiaria, il mostro cerca di colpire sempre prima l'uomo e poi la donna, perché? Perché l'uomo è l'ostacolo della situazione, è quello che ha gli strumenti di difesa maggiore, quello che può reagire, soprattutto anche quello che molto spesso guida la macchina. Quindi prima cosa devi neutralizzare l'uomo. L'uomo, certo, e, no? Una volta che l'hai neutralizzato hai campo libero, perché comunque la donna si sente debole, più in difesa. E assale la coppia dal lato sinistro, esplode dei colpi che colpiscono mortalmente il gentilcore. Tre di questi colpiranno la Stefania Pettini alle gambe, però Pettini non muore subito. No, dopo viene finita poi con l'arma bianca. A questo punto il mostro che cosa fa? Fa il giro della vettura che si trova qua, va sul lato destro, apre lo sportello, si trova la Pettini che probabilmente tenta una disperata difesa. Autodifesa, però, sì. E il mostro, che probabilmente si trova questa ragazza che sta gridando, sta urlando, la finisce con quattro colpi violentissimi allo sterno e la uccide. Comunque la coppia viene colpita probabilmente quando Pasquale è sopra il corpo della fidanzata. I tramiti sono pressoché precisi, i primi, quindi devo dire che è stato colto di sorpresa. Lo sportello viene aperto, spara, si trova di fronte una coppia che probabilmente proprio per la reazione dello sportello capisce cosa sta accadendo, ma non ha tempo di muoversi, i tramiti veloci, ed è qualcosa che l'uccide non fa più, perché inizierà a sparare da attraverso il vetro. E Pasquale viene rivoltato, credo, dall'omicida, tanto che le gambe gli si fermano in quella posa innaturale, col braccio mezzo sotto e le gambe mezze accavallate, con una gamba ancora sul tappetino lato passeggero. Probabilmente le gambe di Stefania, che sono ovviamente più alte del sottobusto, sgambano a tal punto che si presentano più vicini all'arma e l'omicida spara gli ultimi tre colpi presenti nella pistola, 3-4 colpi, sulle gambe della ragazza. Qui purtroppo i dati sull'autopsia sono assai incerti, non si sa se è quel colpo che viene esploso, che devia su una parte del sedile, si infrantuma e va a colpire Stefania all'emitorace destro, o più colpi che la vanno a colpire all'emitorace destro. O grazie all'aggressione si è avvenuto proprio in questo modo. Allora lui arriva sulla scena del crimine, apre lo sportello, ripeto, io mi attacco agli cintini, lui ammazza Pasquale, lei forse ha tentato di scappare e gli ha dato questa pistoletta sul gruppo. Posso immaginare che magari la Pettini, ai primi colpi di pistola, magari alzi il ginocchio e qua per preso un colpo, ma il secondo non lo so. Noi sappiamo che lui, quando è così vicino, non sbaglia. Ecco perché penso che nel caso della Pettini doveva essere importante l'uso del pugnale. Lui esce perché ha una pistola e la pistola gli serve per fare piazza pulita.
però poi è il pugnale, lui gode col pugnale, il pugnale è il simbolo fallico di questo assassino. Fra virgolette, l'arma del mostro di Firenze non è la pistola, non è la pistola, quello è un mezzo, l'arma del mostro di Firenze è il coltello, perché è con quello che lui trae soddisfazione. Esatto. Quindi quella è l'arma vera. E lo usa sull'uomo, lo usa sulla donna, è la sua espressione massima del pugnale, però lui uccide prima le vittime, qui no. Quindi se qui no, dobbiamo capire perché qui no, è un errore? Da quello che si evince, dalle posizioni, diciamo così, concordanti, sappiamo che l'assassino molto probabilmente non voleva uccidere Stefania con la pistola, ma solo Pasquale. Perché? Perché voleva molto probabilmente interagire con la vittima femminile, una cosa che in tutti gli altri delitti non si è mai più verificata. È stata una ferita voluta, quella di sfregiarla, oppure è stato incidentale? Ma ora ci dice che secondo lui era incidentale. No, ha detto che praticamente la ragazza è andata verso il pugnale e quindi è stata non voluta. Io non ce l'avrei questa certezza. Ci sta che lo morda, perché c'ha una unghiata, sembrerebbe. C'ha tipo un colpo di coltello. Ah, forse qualcosa che... non so se qualcosa detto da Stefano o fatto da Stefano, non lo sappiamo. Io penso che tutto sia iniziato, lui mette la mano sulla bocca, gli dà questo sfregio e lì inizia il massacro. Quattro colpi allo sterno, mortali, mortali di particolare violenza. La trascinata, chiamiamo la parte post mortem. 96 coltellate che sono per la maggior parte concentrate sulla zona pubica e sulla zona del seno. Aveva fatto una sorta, insomma, partendo dal seno, scendendo sempre con la pancia intorno al pube, di cui alcune di queste ferite quasi circoscriventi il seno e l'area pubica. Le segna le parti intorno, le parti anatomiche. Diciamo una porzione di corpo che andava dall'interno coscio, dal sovraginocchio al seno, 96 coltellate. C'è sì un'attenzione per la parte pubica, c'è proprio dove iniziano i peli pubici, 4-5 piccoli colpi che vanno sopra appunto il pube e altri sull'interno coscia che vanno a circoscriverlo, però per l'altra parte del corpo c'è una ben precisa omogeneità. Purtroppo l'omicida fa questo nei confronti della ragazza. Sul giovane corpo di Stefania si addensa una nebulosa di tagli crudeli che tutti continuiamo a credere significhi e nasconda qualcosa di molto importante, specie in merito al tipo di relazione connettiva, qualunque essa fosse, fra Stefania e chi la uccide. Questo tipo di punzecchiature vanno sotto il nome di picherismo, quindi nella psichiatria forense hanno questo tipo di classificazione. Ha dato un sacco di pugnalate. A proposito di questo, cioè delle pugnalate post mortem su Stefania, non sono punzecchiature, sono pugnalate. La porta dietro dà pugnalate in addome, profonde, non sono punzecchiature. Quella avverrà in un secondo tempo, come se lui avesse avuto un raffreddamento emotivo lì per lì. Si è esaurito la sua violenza sulla ragazza, ha preso un po' di fiato e ha cominciato a disegnare quello che poi sarà la sua evoluzione, cioè l'escissione. Perché questo qui si è preso con tutta calma, anche se era in mezzo ai campi, insomma. Dopo che ha fatto un macello del genere, con tutta calma, la coltella 92 volte, mi pare, 94-92 volte. 96 coltellate che all'inizio vengono scambiate per 96 colpi di cacciavite. Sappiamo che all'inizio si pensò che fosse un punteruolo. Questo per un errore fatto dal medico che venne, si chiamava Luigi Mercatale, un medico di famiglia, fu chiamato giustamente, questo non era un medico legale. Non si accorse né che erano pugnalate né che c'erano stati colpi di pistola. Ma non se ne accorse neanche i carabinieri, però. Eppure venne la scientifica da Firenze. In un primo momento l'uso di una pistola nel delitto non verrà dunque rilevato. E poi il tralcio di vite. A suggello dello scempio, nella vagina della ragazza viene appena infilato un tralcio di vite strappato da una delle vigne lì vicine, che rimane protrudente dalle gambe aperte del cadavere.
e si trova qui a sinistra la famosa vite, da cui prende un tralcio di vite, esatto, e lo inserisce nella vagina della ragazza, però non in una maniera violenta. No, assolutamente, lo fa in una maniera, come dire, forse simbolica, però non si capisce cosa volesse lui simbolizzare. Il tralcio di vite anticipa, sì, l'escissione, lo spregio al sesso femminile, è quello l'escissione. Questo rientra sempre nell'ottica dell'escalation, perché chiaramente sì. E poi dopo, dall'81 in poi, no, che comincia la serialità escissoria. Esatto. Non credo che sia una sorta di sublimazione dell'atto sessuale, della letteratura in tal senso a livello criminologico è molto ampia. Tali, diciamo, profanazioni degli orifizi sessuali dei serial killer nei confronti delle vittime ha una valenza di sublimazione dell'atto sessuale soltanto quando questo è rappresentato sia da oggetti che abbiano una conformazione molto più vicina a quella dell'organo maschile, sia quando vi è proprio una forzatura di questo, cioè un entra esce, un entra esci, tale da minare un atto sessuale. Ora, qui, per chi ha visto le foto, si tratta di un ramoscello oltretutto molto lungo che va a riaprire proprio quello spazio tra le gambe della ragazza. E poi ci abbiamo la posizione degradante di Stefani, perché Stefani viene trovato in una posizione detta dai criminali umiliante, perché c'ha il sesso esposto e nel sesso è violato. Ecco, lì vorrei vedere l'autopsia, perché viene detto che, insomma, non c'è una vera e propria penetrazione. Perché solo un accenno di penetrazione non lo fa completamente? Cioè, questo è uscito di testa, gli ha dato 96 coltellate, però lì sembra che si, in qualche modo abbia, non vada fino in fondo. Perché fa questo? È una domanda alla quale io non sto dando una risposta, perché non la so la risposta, però la domanda è importante secondo me. Anche perché lei era vergine, ed è morta vergine, è rimasta vergine. Problema. Questo assassino poteva o non poteva sapere di questo? Sappiamo che erano completamente nudi, avevano solo gli slip. E sugli slip della ragazza c'è anche qualcosa da dire, perché questo è un indumento che lui distrugge, letteralmente, lo fa a pezzi, lo troviamo completamente insanguinato e dappertutto. Perché dice, io non l'ho mai verificata questa cosa, ma dice che gli è stato fermo una decina di minuti, e comunque le ha fatto. Ha perso tantissimo sangue, per cui può darsi che effettivamente c'è lui... C'è stato un tempo molto lungo. Ecco, questa cosa io non l'ho verificata, però mi immagino, lì c'è magari qualche coppietta, qui insomma non si sa, arrivo io, siamo in zona aperta, sparo e poi che so, mi butto là dietro, aspetto un pochino, guardo se arriva qualcuno, che ha sentito gli spari, non arriva nessuno, sono tranquillo, ritorno. E quello che mi fa riflettere su questa cosa, ne parlavo prima con Francis, è che lui, dopo aver compiuto insomma un duplice omicidio, si è messo pure a perdere del tempo prezioso, anziché fuggire, a appuntellare il corpo della povera Stefania. Sì, perché per fare quelle 96 un po' di tempo ci vuole. Se tu consideri che hai appena ucciso due persone, che può venire qui un'altra coppia inconsapevole di quello che sta succedendo, diciamo che sei molto a rischio. Perché era una cosa molto pericolosa per lui, cioè nel senso che poteva succedere tutto in quella mezz'ora. Quindi io non so adesso quanto tempo materiale ci vuole per fare tutte queste lunghe operazioni, che sono due o tre, però a me mi dà l'idea appunto che lui si senta come se fosse nel suo garage, non ha questo timore che gli possa capitare l'imprevisto, e questo secondo me è abbastanza lunga. E più tempo rimani sul luogo del delitto, più possibilità hai di essere scoperto, avvistato, esatto, segnalato. Ma lui non se n'è curato pur di portare a termine questa strana pratica del puntellamento del corpo della pettina. Questa è una cosa che può aprire molte interpretazioni. Insomma, perde tempo, mi fa pensare a uno che si sente molto sicuro, anche se, ripeto, sei sempre in mezzo alla campagna di sera, tardi, però lui con tutta calma fa tutte queste cose qui. Perde tempo. Un altro particolare rimane il libretto di circolazione dell'auto, che viene trovato appunto fuori dal cruscotto, per terra. Filastop pensa che se il libretto stava per terra è perché il ragazzo l'abbia dovuto mostrare a qualcuno che ovviamente gliel'ha chiesto. E poi fa delle cose delle quali non capiamo il significato. Uno è quello di togliere i vestiti.
Perché prende questi vestiti? Perché li mette lì? Le cose stranissime. Però gli indumenti posati lì e al lato dell'automobile, non si sa da chi, ma si può supporlo, cioè l'assassino stesso, non c'era niente, cioè erano totalmente puliti, anzi addirittura ben stirati, no? Ci sembra che fossero stati ripresi dai Gentilcuore in tintoria. Sì. Poi sappiamo della borsetta e del reggiseno. Come segnalato dalla madre della ragazza, mancano la borsa e il reggipetto rosso che Stefania indossava la sera della sua morte. Non se ne accorgono i carabinieri, non ci pensano proprio lì loro alla borsetta e neanche al reggiseno. La prima sarà rinvenuta dietro segnalazione anonima quello stesso pomeriggio. Poi la borsetta è fatta ancora più clamoroso, perché a 300 metri fu ritrovata da un campo di grano. Questa borsetta fu ricercata per tutti i giorni, no? Senza successo. Allora a un certo punto un tizio rimasto anonimo telefona alle 18:30 della domenica e dice: andate a cercare a 300 metri sul lato destro in direzione Sagginale e troverete lì a pochi metri dalla strada troverete la borsetta. Singolarmente nel 94 nessuno degli ufficiali che testimoniano al processo Pacciani saprà ricordare alcunché sulla suddetta telefonata anonima. Ricordiamo che è una borsetta piuttosto voluminosa, è una vera e propria borsa, la possiamo vedere anche dalle foto di archivio. Accanto, dove c'è l'aperta campagna e dove c'è proprio lo spazio, si vede in una stradina dove ci sono addirittura parcheggiate delle auto e altre persone, sono circa 150 metri, quindi il cordone di curiosi circonda a 150 metri massimo la cosa. La borsa è stata trovata a 300 metri dietro, quindi, tanto per dire, un altro elemento, e viene trovata il pomeriggio. La posizione della borsa potrebbe essere stata spostata? Purtroppo non lo sappiamo. Anche se io oggettivamente c'è un delitto lì, non è che andrei a toccare la borsa, ma la gente è strana, tu lo puoi sapere. Oltretutto arriva una telefonata quando l'auto è stata spostata, non c'è più nessuno, sta telefonata dice c'è una borsetta, vanno a verificare. Comunque la borsetta c'è e si trova appunto, come dicevamo, sul lato destro della strada in direzione Sagginale e a circa 3-5 metri. Dentro la borsetta c'è il maglione di Stefania e verrà rinvenuta un'agenda e qualche altro oggetto, tipo delle fotografie, mi sembra. Il reggipetto verrà ritrovato il giorno seguente a 50 metri dal luogo dove si trovava la borsa, così corroborando idealmente un teorico percorso di fuga dell'assassino verso Vicchio. Sempre secondo Bruna Bonini, la figlia Stefania indossava anche una catenina d'argento, alcuni anelli a fascetta e un orologio in ferro che non sarebbero mai stati ritrovati. Lunedì 16 settembre, durante l'autopsia condotta dal professor Mauro Maurri e dal dottor Giovanni Marello, si apprende che sui corpi dei giovani si è accanita anche un'arma da fuoco, oltre ad una lama affilata, appuntita e monotagliente, lunga almeno 10 cm e larga 2. La pistola usata è una calibro 22 e 5 dei proiettili che ha sparato, marca Winchester serie H armati, con cartucce di tipo solid, vengono estratti dal corpo di Pasquale. Il giorno dopo l'autopsia di Stefania confermerà che anche la ragazza è stata attinta da colpi di arma da fuoco, ma che comunque è stata uccisa con l'arma bianca e soprattutto che non è stata violentata. Nel primo pomeriggio di lunedì 16 viene dunque sollecitamente operato dai carabinieri di Borgo un più accurato sopralluogo sulla pur già contaminata scena del crimine e vengono così ripertati 5 bossoli. Si trovano nascosti nell'erba in corrispondenza del lato sinistro dell'auto, disposti a poca distanza l'uno dall'altro, verosimilmente raggruppati e ivi lasciati da qualche bene intenzionato il giorno prima. Lasciate ogni speranza, o voi che entrate. Rispetto ai colpi sparati mancano almeno 3 bossoli, che non saranno mai ritrovati. Nell'occasione viene inoltre rinvenuto un bottone in cuoio, apparentemente riferibile ad una giacca da cacciatore. Allora andarono a cercarli e anche lì l'auto era stata spostata, lì li trovarono, più o meno pensarono ma sarà vicino alla ruota sinistra e di nuovo siamo con quello che dicevamo prima, le certezze qui purtroppo non ne abbiamo. I colpi sparati furono perlomeno 8, qualcuno ipotizza anche 9, ma insomma perlomeno 3 bossoli non furono ritrovati.
Rimane indeterminato anche il numero esatto di colpi sparati. La perizia di Fazio specificava addirittura sicuramente almeno 11 colpi, ma... E qui vengono sparati 9 proiettili, ricordo che parliamo di una probabilissima Beretta. Calibro sì. 22 modello 70 con 8 colpi più uno in carne. Tu ce lo vedi uno, andai lì, vado lì, vado io là stasera, bum 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 bum, puntato a ciabettera, all'erba, di notte. Se trovo poi, vabbè che tanto cascano lì a media distanza a destra. Quello che trovo mo metto in tasca, quello che trovo lo lascio là. Ma ti sembra un metodo di pensare questo? Ti sembra una cosa che ti porta lontano col cervello? Che vuol dire? Tu che vedi si via, tu che... Non te lo dico io come cazzo funziona. Il bossolo che manca non è perché si è portati via i bossoli che mancano, è perché ne ha messi di meno. Punto, punto. Se lo fai, lo fai sempre. Se lo fai, lo fai sempre, schematicamente. Vabbè Francis, stasera andiamo a fare un duplice omicidio, ok? E ti metti sempre a tavolino, quindi a tavolino decidiamo, ma senti un po', ma i bossoli si famo o non si famo? Che vuol dire? Si portiamo via, li lasciamo là, ci vuoi mettere un altro bossolo per fare un scherzetto? Capito? È tutto programmato. Questo, la buia campagna, tremò sì forte che dallo spavento, la mente di sudore ancor mi bagna. Guarda, andiamo io te e mia sorella con 3 calibro 22 diverse. Spariamo tutte e 3, ok? E lasciamo per terra 10 bossoli dalla stessa sparata che abbiamo fatto per cazzi nostri al prato il giorno prima. Capito? Alla fine hanno sparato 3 pistole, ma a loro gliene si esulta una, perché tu guardi il bossolo. Là, quelli sì, sono bossoli sparati tutti da una pistola, sì, ma a casa loro, al campo loro. Ok, se tengono 300 bossoli, lì mia cane, vaffanculo, la pistola non la trovi più. Te c'hai 300 bossoli da utilizzare, quando cazzo ti pare a te? Quello che ti hanno fatto trovare è perché ti hanno voluto far trovare, è proprio per quello che non è proprio una cosa certa, manco per cazzo, se una la pistola non è quella, ma non è proprio quella. I proiettili serie H erano solo serie H, ti regalavano, vai a sparare al poligono, devi 100 proiettili, ne spari 70-30, ti metti in tasca, ma che ci vuole, mica ci vuole ingegno. Una sua dignità ha anche la possibilità di un'arma illegalmente modificata, magari anche assemblata con componenti provenienti da armi diverse. Basti qui ricordare l'esempio random di Domenico Guinzo, un 25enne impiegato del Canavese che nel 78 viene coinvolto nelle indagini per l'ancora misterioso omicidio della modella Eugenia Origa, trovato in possesso di una pistola calibro 6 modificata in calibro 22 che spara 2 tipi di proiettili, lunghi e corti. In ogni caso, i delitti del mostro di Firenze risultano indicatamente e induttivamente collegati dall'uso di una stessa calibro 22. Dante, in discussione, l'unica prova che loro hanno, l'unica cosa che unisce il mostruoso ai proiettili e alla pistola, è lì che te la mettono in culo, perché non è manco per cazzo è così, non è così, manco per cazzo. I proiettili trovano le rigature dalla canna di strozza e mi dicono che sono tutti gli stessi proiettili, tutti la stessa pistola, che non è quella comunque dei bossoli. Quindi alla fine è tutto un caciara, è il metodo di mandare un caciara, è studiato a tavolino prima e lo fanno fare solo gente che ha conoscenza militare, cioè devi sapere queste cose, se non usai non usai. E punto e basta, tu mi dici vabbè vanno a fare la perizia balistica, ma quale perizia balistica? Quindi vado, busta intorno alla pistola, arrivo da davanti là, 4 volte a capoccia, bum bum bum, bum bum bum, con tutta la mano, ma la metto dentro al trench, con la pistola alla busta, manco devo fare un cazzo, pistola e bossoli stanno insieme dentro al trench mio, dentro alla busta, punto, allacca tasca, pio, una manciata di proiettili e punto per terra, poi al volo, quindi quanto ci metti, bum bum bum, bum bum bum, metti in tasca, butta per terra il bossoli e vai verso i corpi. Quindi già ci stiamo sui 20 secondi, che so pure troppi. Quindi tu, dal momento che fai il primo botto, devi essere veloce, ma ammazza due pischelli, metti questa fuori dalla macchina e fai tutte le sostegne che devi fare, veloce. Quindi tu sei programmato nell'azione, te la sei studiata a tavolino.
diciamo che questo delitto è un delitto in cui il mostro fa veramente delle cose strane. Sì, infatti, ma si sa, non sempre la logica la fa da padrone in queste cose. No, assolutamente. Una coppia giovanissima, se pensiamo ai 18-19 anni di Stefania e Pasquale. È una coppia giovane, quindi una coppia che non ha precedenti penali, non ha inimicizie e non ha un'inimicizia tale da poter giustificare una cosa del genere. Sono tutte vittime a basso rischio. Questa è anche la cosa che fa. Vittima a basso rischio si intende vittime che non ci si aspetta di cosa succede qualcosa. Cioè, non sono gente di malaffare, non sono prostitute, ma sono ragazzi normali. Una è del posto, lui non è del posto. Non fanno giri strani, lavorano, escono la sera per andare al club, quindi è sempre una coppia normale. Allora perché una coppia normale viene trucidata in questo modo? Poi insomma avremo una serie e ce ne accorgeremo, ma già qui vediamo che il delitto è di tipo sessuale. È interessato ad una componente vittimologica formata da un uomo e una donna. Ci sono colpi inferti post mortem anche nei confronti dell'uomo. E lo fa, è una sorta di punizione per la coppia. È chiaro che la donna, secondo me, venga punita di più, perché l'assassino è un uomo. In Rabatta sono presenti alcune circostanze che fanno pensare a una sorta di passione patologica dell'assassino nei confronti di Stefania, una sorta di passione delirante nei confronti di una ragazza che probabilmente non lo conosceva nemmeno. E come è stata massacrata Stefania, ti doveva comunque far pensare a una conoscenza. Come dice De Faccio, una conoscenza magari unilaterale. Non lo sappiamo. Quali erano le abitudini di questa coppia? Noi sappiamo che Pasquale accompagnò la sorella al club e le disse: ci vediamo verso mezzanotte. Però la sorella ci dice anche che non sapeva dove sarebbe andata. Le amiche di Stefania non lo sapevano dove andava lei. Perché dico questo? Perché la cugina, che è anche sua amica intima, lo raccontò a me personalmente. Io non sapevo che Stefania frequentasse quel posto. Non lo sapevo proprio. L'ho saputo a omicidio avvenuto. Noi sappiamo più o meno che loro si incontravano una volta alla settimana, perché erano in un periodo di crisi, avevano deciso di essere una volta alla settimana. Ma venivano sempre qui? Era un appuntamento fisso, il sabato prima, il sabato precedente ancora, c'erano sempre loro qui? Questo era un posto dove le coppiette ci andavano, quindi era un posto noto alle coppiette. E anche questo ovviamente è importante, perché proprio qui? Era qui perché c'erano loro o era qui perché c'erano le coppiette? Colpisce qui perché venivano qui loro? Era sempre il loro luogo? Galanti, che sarebbe quel ragazzo col quale ha avuto una breve relazione Stefania, ci dice tante piccole informazioni quest'uomo, utilissime alle indagini. Ci dice: guardate, io vi posso anche portare dove andavamo. E più o meno dice che le parti, da quello che si capisce, doveva essere questo il posto. Quindi un posto che Stefania conosceva già, perché ci veniva con Pasquale. E poi ci è venuto anche con lui. E poi ci dice un'altra cosa questo ragazzo importante. Quando Stefania si toglieva i vestiti, li riponeva in ordine sul sedile dietro. Quindi noi questi vestiti invece li troviamo fuori. Qualcuno ha pensato ce l'hanno messi loro. No, non era abitudine di Stefania questa. L'abitudine di Stefania è tenerli dietro. Quindi probabilmente erano dietro. Era una coppia, come posso dire, attenzionata dal mostro. E poi chiaramente c'è la solita domanda: il mostro era già qua o li ha seguiti o li ha pedinati? E qui entriamo nel solito discorso: mostro che seguiva le vittime o mostro che conosceva i luoghi, e che aspettava la vittima giusta, che sapeva che comunque sarebbe comunque arrivata la coppia prima o poi. Magari è venuto qualche sera e non ha trovato nessuna coppia e se ne è tornato a casa. Cioè, trova la Pettini e Gentilcore, ammazzo loro. Oppure una premeditazione proprio nei confronti di questa coppia. Se noi stabiliamo che la coppia era questa qui, qui ci abbiamo due persone, ci abbiamo Pasquale e ci abbiamo la Pettini. Chi voleva uccidere il mostro? Dobbiamo comunque meditare sopra, perché lei viene massacrata di pugnalate, lei è di qui, mentre lui è di Pontassieve, quindi sembrerebbe più logico pensare
che l'obiettivo potesse essere la Pettini. Se è vero che la vittima predestinata doveva essere la Pettini, lui con la Pettini in qualche modo ci ha parlato. Conosceva Stefania? Secondo me è altamente possibile. Sì, assolutamente, c'è una conoscenza da soltanto da parte dell'omicida che si invadisce, ad esempio, di Stefania perché se la vede un giorno alla fermata dell'autobus o perché la conosce, è effettivamente un qualcosa che non possiamo escludere, anzi. Ma se non è un errore, io lo devo considerare. Se non è un errore, vuol dire che io voglio ammazzare questa ragazza. Allora non devo andare a bordo, a Dicomano, io devo andare nell'ambiente della Pettini. Dove devo andare? In famiglia, nel vicinato, nel posto di lavoro, fra i suoi amici. È lì che devo indagare. C'è poi una cosa nel bellissimo film del Silenzio degli Innocenti, dove a un certo punto la protagonista dice cos'è che noi desideriamo, e la risposta è desideriamo quello che vediamo ogni giorno. Ecco, io non credo che il mostro conoscesse tutte le vittime, però probabilmente la prima in qualche modo l'avrà vista, l'avrà conosciuta. E perché il 14 settembre? Perché non la settimana dopo? Perché non la settimana prima? Potrei dirti anche perché non di giorno, non di notte. Se questo omicidio fosse avvenuto di giorno, noi dovremmo pensare a un soggetto davvero fuori di testa, che ha deciso così, è uscito, ha ammazzato, come succede, no? Lo vediamo tante volte. Lui invece colpisce di notte e colpirà poi, lo vedremo sempre di notte, perché evidentemente lui non è uscito di testa, non ha improvvisato il delitto. Perché questo sarebbe il primo delitto maniacale per quanto ci riguarda. Per quello che ne sappiamo, il 68 non lo conosciamo ancora. Quindi noi dobbiamo stabilire, essendo il primo, se lui abita qui, risiede qui, conosceva la coppia. E quindi dobbiamo fare un'indagine di questo tipo. Qual è il limite? Il limite è che non abbiamo le carte, purtroppo. Quindi dobbiamo basarci su quello che abbiamo tutti quanti. Gira. Allora, qui siamo all'imbocco del tratturo, salendo a sinistra abbiamo il luogo del delitto. Il luogo del delitto è esattamente dove c'è quella colonna della elettricità, saranno all'incirca 70-80 metri, quindi è abbastanza vicino. Questa di quando è? 74. No, proprio l'anno del delitto. Una 127 Fiat, una Fiat 127 originale del 1974, c'è stata concessa per le riprese da un giovanissimo ragazzo di Borgo, il 19enne Niccolò, 19enne come era 19enne Pasquale Gentilcore, che guida una 127. Questa 127, pur non blu, è grigia, ma è del 74, quindi veramente ci è stato messo a disposizione un pezzo raro e prezioso su cui poter finalmente confrontarci con il reale modello del veicolo. Questo c'era scritto su. Allora, prima cosa, il sedile è molto basso, l'abitacolo è piccolo e angusto. Ricordissimo, l'attacco comincia con 4 colpi in successione, in 1 secondo e 8 spari 4 colpi. Ta-ta-ta-ta-tan! Gli spari veri e propri durano pochissimi secondi. Vabbè, certo. La successione degli spari, per quanto non esattamente ricostruibile, presenta una sequenza molto meno precisa che in tutti gli altri casi, con un solo colpo mortale su almeno 8-9 colpi sparati. Nasconde la pipa, è vicino, sì, tra l'altro forse gli strappati pensate sulla marmitta. Addirittura. Comunque la tiro dietro e la porto dietro. E poi siccome mi sono scoperto, la giro e fa perno sul tronco. Quindi la testa si posiziona lì, un pochino più sotto. Ecco. E io comodamente mi accovaccio qui, sì, e poi lasciamo, bravo Luca, e poi lasciamo perdere, che tristezza. Questo delitto è un vero macello, è un disastro, da un punto di vista degli inquirenti è un disastro. Oh, la perizia balistica viene ordinata un mese dopo, il povero Zuntini, cioè fai che pole. La borsa viene trovata oltre il cordone dei curiosi, perché viene trovata a 300 metri da qui ai curiosi, quindi cioè... di errori ne sono stati fatti tanti, ma il mostro stesso fa un casino, perché fa una specie di overkilling con la pistola su Pasquale, sì, e poi anche col coltello, ma cioè praticamente gli scarica addosso tutta la pistola e si trova con
la pistola scarica quando deve affrontare la Stefania. Reagisce, si ripara con un braccio, prende colpi, morde l'assassino, c'ha un'unghiata in faccia, ma cavolo, ma sparagli. E infatti la deve uccidere col coltello. Lui sta colpendo una ragazza che lui è in alto, è in piedi, lei è a sedere. Quattro colpi allo sterno. E colpisce dall'alto in basso. Quattro colpi allo sterno, sì. Violentissimi. E il viso lo prende. E quindi significa che probabilmente lei si è difesa, lo ha graffiato, probabilmente lo ha anche morso. Oppure qualcosa è andato storto. E i ragazzi sono andati in allarme. Che è una cosa che poteva essere successa, ma non è che è successa e non la voglio sostenere. Però il piolino lato sportello guidatore era chiuso. Potrebbe essere, magari lui ha provato ad aprire lo sportello e trova il piolino chiuso e dentro succede il parapiglia. Questa è una capitale 78, quindi ci pone il tratturo di Rabatta come veramente vicino al momento del delitto. Ma ancora più interessante è la cartina del 54, dove ci fa vedere proprio la coltura, il vigneto si vede più chiaramente nel 54, capisci perché lo chiamavano il prato, loro vanno qui, ora voi ci andate, qui c'è la rete, qui c'è la lapide, e qui c'è la boscaglia, e invece proprio era apertissimo. Il luogo è isolato e poco frequentato, ma comunque è noto come meta di coppiette Gardoni, si trova non lontano, circa 5 minuti in auto, dalla casa da cui provengono le vittime, cioè l'abitazione di Stefania Pesciola. È anche tanto tempo che non mi fermo, ma sono cambiate tanti ore. Com'era, tutto aperto qua? Sì, è tutto aperto. Non ce la porti più la macchina dove l'ha messa loro? No, c'è il rialzo. Ascolta, mi ha detto, ora c'è un rialzo. Prima era un'altra percorribilità, perché loro venivano tranquillamente qui. Loro arrivano qui con la macchina 127. Per tutto era. Comunque questo è il luogo che è cambiato di più di tutti. Sì, in assoluto. Oggi questo posto è cambiato perché c'è una recinzione piena di erbacce, di vegetazione che nel frattempo è cresciuta. Lì a sinistra, all'epoca del delitto, c'era un vigneto, il famoso vigneto da cui il killer prende il tralcio di vite. Oggi c'è un'altra vegetazione che è cresciuta un po' dappertutto. La recinzione non c'era. La recinzione ovviamente non esisteva. E qui, dove ci troviamo, si trovava la macchina di Gentilcore Pettini. E qui è avvenuto il delitto. Ti ho detto che questo c'era, però c'è scritto 78 sopra, quindi come dicevamo forse l'hanno sostituito, perché ci dicevano era vicino a un palo della luce, però qui c'è scritto 78, quindi come vedete da questa foto del 76 il palo originale era posizionato dietro la lapide, vedete? Quindi il palo che c'è oggi, che è del 78, come ha scoperto leggendo serenamente il grande Fabio Martini, è successivo al delitto, ok? Lo hanno sostituito, lo vedete dalla foto, a meno che non abbiano spostato il cippo. Sì, allora vedete che qua alla nostra destra, dove c'è un'ampissima vegetazione, praticamente è la parte che voi vedete dalle foto rimanere alla destra della macchina del Gentilcore. Esatto, sì. Tutta questa vegetazione non esisteva, ma era praticamente campo aperto. E era presente un filaio di una vite che oggi praticamente è scomparso. In questo punto troviamo i panni, i vestiti riposti ai piedi di un olmo. Nonostante il terreno fosse umidiccio di una pioggia che c'era appena stata. Sì, aveva piovuto. Quindi... Comunque il terreno non era asciutto. Il terreno non era asciutto, era umido. Umido sicuramente, se non bagnato. Quindi sembra strano. Che, anche questa mossa non si è mai... Quindi probabilmente l'ha fatto il mostro, perché l'abbia fatto non è dato sapere. Non c'è nessuna spiegazione del perché abbia messo gli abiti fuori, non lo riusciamo a capire. Tra l'altro trovano tre paia di pantaloni, come sappiamo. Questi pantaloni siano ben ordinati a me non sembra, perché c'è una foto dove mi sembra che siano invece messi così, tutte e tre vicini, questo sì. Non credo proprio che fossero ben impiegati. Penso che siano stati solo presi lì e appoggiati. Qui sono arrivati anche i cani molecolari. Sì, nel 74 arrivarono i cani molecolari per cercare qualche traccia. Quindi, tra l'altro c'è una foto aerea del 78, sì. Si vede questa macchia lì. Quindi ho pensato, ma tutti i ripari cerchi una macchia d'alve, no? Tu la metti in mezzo e la sta. Lì la puoi anche mettere dietro, quindi se l'ha messa dietro potrebbe essere arrivato da questo campo. Ma ragazzi, una volta sono entrata con la macchina fino là e c'è un deposito di attrezzi agricoli. Io sono entrata dentro e sono arrivata fino
fino a qua. Mi posso anche far vedere la strada. Varrebbe la pena, Daniele, varrebbe la pena. Praticamente qua a nord della piazza Vascella, l'ottizzazione nuova, recente. Fra l'altro siamo la strada centrale, lo stradone grande, fa da confine fra Vicchio e Borgo. Nella parte finale di questo stradone ci sono ancora delle stradine, ne ricordo due. Una è tra... Tratturini o strade? Allora, sì, sono strade, esatto. E una è proprio questa, questa stradina qui, ultima e va avanti. Allora, ci sono due possibilità. O il mostro è venuto dalla strada, oppure è venuto da questa zona. C'è una strada che poi vi faremo vedere. È chiaro che cambiando percorso e cambiando dinamica, cambia anche la via di fuga del mostro. Allora, questa è la strada che praticamente conduce al delitto di rapatta, però dalla parte... la parte di sopra, grande, diciamo, siano ecco arrivati. Prato, eccola qua. Aiutatemi, no! Praticamente qui siamo nella parte opposta del luogo del delitto del 74. Quindi è possibile che il mostro abbia posteggiato la macchina qua. Vedete? Questa è una visuale che non abbiamo mai visto. Il mostro può aver parcheggiato la macchina qui in questo punto e poi aver raggiunto i due là dove oggi c'è la recensione. Vai. No, questa zona qui, la zona recente, una lottizzazione. Sì, era recente. Tutto il deserto verde era. Qui questo stradino io me lo ricordo da sempre. Questa è una parte che viene lottizzata dopo il delitto del 74, quindi viene edificata, quindi immaginatevi che qui c'era tutto campagna aperta. Questa strada che adesso attraversa in due la zona industriale si ricongiunge con la strada principale, che è quella che andando verso sinistra facendo 3 km abbiamo la possibilità di arrivare direttamente al Team Club. Quindi questo è un possibile percorso. E qui sarebbe dove Fabio si indicava la strada che appunto che collega Borgo e Vicchio, ma che secondo lui potrebbero aver fatto i ragazzi per raggiungere la piazzola. La strada che prima non era così ampia e ben asfaltata, ma ovviamente non credo che sia asfaltata. E arriviamo un po' più avanti a due stradine sterrate. Eccoci qua. Quindi praticamente questa strada esisteva. Venendo giù per questa strada bianca ci ricolleghiamo quindi al tratturo, che percorrendolo andiamo direttamente al luogo del delitto. Oggi qua sulla destra troviamo un'area recintata e un deposito di legname. E proseguendo andiamo direttamente al luogo del delitto. Conosceva bene i posti. Comunque io devo ammettere che io fino a oggi non sapevo che la strada che collegava il Team Club a questo punto qui fosse più breve venendo da là, venendo da dietro. Esatto, esatto. Da dietro, esatto. Piuttosto che dalla Sagginalese, dove noi abbiamo sempre dato per scontato che fosse arrivato da lì, sia il mostro sia la coppia con la macchina. Ricordiamo che comunque a quei tempi qui era molto più ordinato, era un campo tutto lineare, molto grande, non c'erano queste recinzioni d'intorno, per cui, come ha detto anche un signore poco fa che ricorda questa vicenda e che era un ragazzino, una macchina che veniva qui a imboscarsi, come in questo caso, o poteva venire da lì ma anche dalla parte dietro,
non aveva un punto dove ripararsi, era soltanto l'oscurità che riparava l'abitacolo della macchina. Sì, praticamente qui lo abbiamo visto. Perché non c'era niente. Qui sì. Praticamente era campo aperto. Era un campo apertissimo. C'erano dei campi, l'unica cosa che c'era era questa stradina, che oggi è difficilmente praticabile perché non essendoci più il lavoro agricolo del contadino. Esatto, non ci passa più nessuno, la strada diventa dissestata per forza. Diventa dissestata, però questa stradina si ricollega poi alla zona industriale che vedete, che sì, vedete là. Che all'epoca non esisteva. Prendevi questa strada e si ricongiungeva direttamente qua. Come vedete, prendiamo dal lato posteriore il luogo del disco di Rabatta, vediamo. Questo rispecchia lo schema del mostro che può arrivare dal lato opposto. Sì, però ricordiamo che la borsetta viene lanciata in quel campo là. Sì, sì, esatto. Allora, assurdo. Sì. E praticamente laggiù, dove adesso c'è un percorso pedonale, laggiù era il posto dove il mostro abbandonò la borsetta della Pettini. Esatto. Borsetta e poi il reggiseno, a distanza di 50 metri l'uno dall'altro. Aveva eventualmente una copertura, quindi mi viene da pensare potrebbe essere arrivato proprio dal lato sinistro e quindi da dove era la borsa. Questo è quello che penso io. Fu una segnalazione anonima, a un certo punto avvertono i carabinieri: guardate che c'è una borsetta sul campo, i carabinieri la vanno a recuperare. La madre dirà: mi è stata restituita anni dopo. E mancavano anche alcuni effetti personali, tra cui il portafoglio. Sì, che... alcune cose mancavano. Perché comunque la borsetta, la lanciata il mostro, si deve legare con la dinamica del delitto. Assolutamente. Perché non è un dettaglio da poco. E praticamente lui ha fatto, penserei che abbia fatto a piedi il campo. Ha lasciato semplicemente cadere la borsa. Il reggiseno ha mollato in due momenti diversi. Quindi due posti leggermente diversi. Di 50 metri. Una cosa, sì, chiaro, chiaro. Per me ha continuato fino alla Sieve, l'ha guardata in qualche modo. Perché la Sieve è lì vicino, no? È vicino alla strada, insomma. E qui è andato a... La borsa viene gettata a destra. Comunque, fatto sta che lui ritorna al suo mezzo di locomozione, che sia una moto, una macchina, non è dato sapere, comunque non è a piedi, e getta la borsa in questo campo, che verrà poi ritrovata dai carabinieri. Vedete, oggi c'è una pista ciclabile che viene percorsa da corridori e persone che corrono a piedi. È arrivato a questo punto, lui ha lanciato la borsetta sul campo. Ricordiamo che al posto dell'erba a quei tempi c'erano dei girasoli alti un metro. Girasoli alti un metro, quindi... dei bei girasoli a settembre ci sono alti un metro. Questa borsetta e il reggiseno, 50 metri di distanza, sono stati trovati in mezzo ai girasoli, attraverso una telefonata, che probabilmente era la sua. O la lancia dall'altra parte, o la lascia lì e qualcun altro la sposta. Di qualcuno era, però lì. Ecco, la borsa era in una posizione che non è del tutto, diciamo, immune da possibili manipolazioni, ecco. Questa persona poteva vedere la borsetta senza entrare nel campo? La poteva vedere dalla strada? Questo non lo sappiamo. Sembrerebbe di no, perché loro dicono che hanno dovuto, sì, poi in mezzo a... scendere una piccola scarpata, si sono addentrati nel campo e l'hanno vista. Che la borsa sia stata lanciata dalla strada lo suggerirebbe una pianta piegata nella parte superiore vicino alla stessa. Alcuni dicono, non senza buone argomentazioni, che la borsa sia stata lanciata da un ciclomotore per l'apparente difficoltà di un lancio simile dal posto di guida procedendo in direzione di Vicchio. Continuano però a ignorare la possibilità di un passeggero in un'auto procedente verso Vicchio come lanciatore. Non si sa chi ha telefonato. E questo tizio forumista ci scrive e dice: guarda che secondo me è stato l'assassino a telefonare. È stato l'assassino perché ne voleva che quella borsetta fosse ritrovata, no? Un po' per prendersi gioco degli inquirenti, no? Diciamo, se state tutti i giorni a cercare, visto? Io invece vi dico dov'è. No? Vi dico dov'è questa borsetta, che tra l'altro fu ritrovata anche quella totalmente priva di macchie di sangue. Anche perché se si riguardano le foto,
non c'è nessuna delimitazione, no? Devi dare... Ma certo, io se fossi un inquirente andrei a rivedere le foto scattate e vedere, chissà, i presenti in loco. Io proverei anche questa, perché secondo me l'assassino era sicuramente la mattina sul luogo del delitto. E anche questo dare esattamente la posizione, proprio come se tu la devi trovare. Se lui vede tutto, lui vede anche che non trovano la borsetta. Ecco perché mi fa pensare, questa era qui. Voglio dire, se io sono quello che ti vuole far cercare la borsetta e sono io, lo vedo che non l'hai trovato. E allora se lo vedo, vuol dire che sono qui presente, guardo tutto quello che fate voi, non l'avete trovato, vi chiamo. Come è stata trovata la borsetta? Chiusa. Era chiusa. Allora un ripensamento, mi porta la borsetta e va bene, poi ci ripenso e la butto. Ma il reggiseno perché lo butto? Magari ci ho ripensato perché è un oggetto voluminoso, qualcuno me lo vede, ma il reggiseno me lo posso nascondere da qualsiasi parte. Riguardo poi a questo reggiseno, sappiamo, anche lì, sappiamo che fu la mamma della Pettina a insistere. Insistette, disse, ma mia figlia, ce l'ho anche un reggiseno. Anche questa mi pare strana. Poi non so, questa è un'idea mia, il fatto che si libera anche del reggiseno per creare una sorta di percorso. Percorso che non deve essere a piedi però, perché se io porto solo la borsetta, tu infatti l'aveva pensato mi pare Fazio, che era andato a piedi. Però poi c'è il reggiseno, allora ci sono 50 metri di differenza, quindi pensi che lui ha fatto altri 50 metri, e se... perché se sparisce il maglione, il maglioncino, non ci fai caso, forse, ma se sparisce il reggiseno ci fai caso. Non mi porto via gli slip perché sono intrisi di sangue, sono tutti strappati e poi ti voglio sempre dare l'indicazione di un maniaco sessuale, che... quindi volevo ottenere tre cose, una via di fuga inesistente, un mezzo di trasporto inesistente, oppure puoi pensare che il mezzo di trasporto era lì, e poi un movente inesistente. C'è il movente del pazzo, intendo dire, e anche dare un autore inesistente, quindi lui ti dà tutte queste indicazioni, sì, inesistenti. Lui sicuramente è un soggetto apparentemente normale, perché se fosse stato un soggetto strano, prima o poi sarebbe entrato nelle indagini solo per le stranezze, qualcuno l'avrebbe già segnalato, ma questo non è un tipo strano, come tutti gli psicopatici. Ted Bundy non era un tipo strano. Anzi, Ted Bundy viene considerato una persona affascinante, affabile, ci parli bene. È uno che non ha avuto paura, come se si sentisse a casa. Quindi già da lì probabilmente avranno intuito che il maniaco, pensavano, fosse uno della zona. Dall'interrogatorio delle persone vicine a Pasquale Stefania emerge che negli ultimi tempi la ragazza sembrava infastidita da attenzioni non gradite da parte di sconosciuti. Così come si realizzerà in futuro almeno altre tre vittime del mostro di Firenze. Nel caso di Stefania abbiamo quindi almeno tre occorrenze, l'episodio della stazione di giugno, l'episodio della scuola guida e la confidenza all'amica il sabato. Fra le prime ipotesi investigative prese dunque piede quella della vendetta di un corteggiatore, oggi diremmo uno stalker, respinto da Stefania, cui la ragazza, conformemente al suo vissuto femministico, poteva al limite aver inavvedutamente dato corda. Questa teoria, poi abbandonata dagli investigatori, verrà in seguito perspicuamente rielaborata in De Gotia 1994 e altri, che interpretano il delitto di Rabatta come originato da una delirante delusione amorosa maturata verso la Pettini dal futuro mostro di Firenze, il quale avrebbe poi psicoticamente reiterato quel duplice omicidio, sviluppandone il modello nella sequenza dei delitti dell'81 all'85. Quello stesso lunedì, Giuseppe Francini, 28enne squilibrato di Borgo San Lorenzo, già in precedenza internato ma considerato da tutti innocuo, si presenta alla locale caserma dei carabinieri, dove si stanno interrogando numerosi conoscenti delle vittime, facendo strane dichiarazioni in merito ad un suo timore di essere accusato del delitto. Lui andò dai carabinieri e si mise a piangere dicendo ho un cacciavite nella macchina, non vorrei che pensassero che sono io. Ma scenate, questo non disse nulla, no? Comunque l'importante è che questo non si autoaccusò assolutamente. Interrogato dal capitano Linto dell'amico, verrà rapidamente riconosciuto estraneo alla vicenda. Nei giorni seguenti vengono riferiti da testimoni alcuni avvistamenti di autoveicoli nella zona del delitto, quindi è utile ripercorrerli. In orario compatibile con l'omicidio, qualcuno segnala un Alfa Romeo Giulia procedente a fari spenti sulla carreggiata.
Un'altra segnalazione riguarda invece una 127 bianca avvistata nelle vicinanze. Due testimoni, Paolo Darici e Francesco Lippi, segnalano invece per le 7 del mattino di domenica 15 due auto, di cui una Giulia targata a Napoli, con alcune persone ferme a bordo e una fuori dalla vettura, nei pressi del luogo del delitto. E ancora, il 18 settembre, un gruppo di quattro ragazzi, Walter Calzolai, Daniele Assirelli, Alvaro Bruni e Alfredo Pierotti, sostiene di aver notato, transitando intorno alla mezzanotte e mezza in località Sagginale, una berlina grigia, incertamente identificata come una Giulia, una Simca o una BMW, senza nessuno a bordo ma con la luce interna accesa, parcheggiata col muso rivolto verso l'imbocco di una stradina parallela a quella della scena del crimine e distante da essa una cinquantina di metri. Uno più assassini. Se noi ipotizziamo due assassini, allora ovviamente la nostra indagine sarà completamente diversa. Se ne ipotizziamo uno, indagheremo in un determinato modo. Se ne ipotizziamo due, andremo su un'altra ricerca. Loro hanno ipotizzato un solo assassino e secondo me hanno ipotizzato giusto. Per le specifiche modalità esecutive, investigatori, psichiatri e giornalisti si divisero da subito sull'attribuzione del delitto a una o più persone, ipotizzando l'azione di un maniaco come di una coppia di assassini o addirittura di un piccolo gruppo. In questo ultimo caso non mancano le allusioni all'azione di una setta satanica, in base agli exempla criminologici di ancor recenti tragedie americane di matrice satanista. Sulla stampa del 17 settembre leggiamo come si esplicitano fin dal titolo le due diverse opzioni di indagine. Titola: un solo assassino o una setta diabolica alla Manson? È del resto attualità di quegli anni il cosiddetto boom del satanismo che dall'ispirazione laveiana d'oltreoceano attecchisce e si diffonde anche in Italia, dove risultano attive dai primi anni 70 diverse sette autodichiaratesi pagane, sataniste o anche cristiane scismatiche. E una piccola schiera di santoni, guru, sacerdoti supremi, guaritori, finti medici, mediconi, fattucchiere e maghi manipolano migliaia di persone abusando della credulità popolare. A volte ci scappa anche il morto, come nell'estate del 73 a Torino e a Taranto, dove due donne muoiono in occasione di due distinti rituali esorcistici in odore di santeria. Nel primo caso il rituale è condotto da un mago, nell'altro da un frate e dalla sua assistente. Altre volte qualche isolato disturbato mentale trova ispirazioni satanistiche per la sua pazzia, come il 19enne fan di Charles Manson, Franco Vinciguerra, che nel marzo del 62 a Bologna uccide a calci per strada l'amica Anita Croce, 41enne, per poi fracassarle la testa e improvvisare un sermone diabolico lanciando sugli inorriditi passanti brandelli di materia cerebrale. Pensa un po'. Tornando a Firenze, nello scenario fiorentino, il parroco della pieve fiorentina di Santo Stefano in Pane a Rifredi, Don Giuseppe Franci, è un esorcista veterano e dei più attivi durante la febbre diabolica culminante con la pubblicazione del film L'Esorcista nel 73. Proprio il 20 dicembre del 73, Don Franci esorcizza la 60enne T.A., generalità non pubblicate, T.A., che guarisce, che dice di essere guarita da una possessione diabolica e continua a seguirlo testimoniando la sua esperienza. Nei suoi pur venerabili racconti troviamo manifestazioni spiritiche e sovrannaturali, riportate con zelo da Remo Lugli sulla Nazione, che assevera chiosando: gli scettici dovrebbero essere più cauti nelle loro negazioni, ma... Nell'estate del 75 a Firenze, l'ossessione e la suggestione per la magia nera, oltre a una serie di problemi personali e di lavoro, portano al suicidio l'idraulico Roberto Ermini, di 31 anni. Credendosi vittima di un maleficio, si taglia le vene e la gola per poi gettarsi dal settimo piano di un palazzo di Novoli, dove vive, in via Orazio Vecchi 21. Nel 78 a Trento, una setta cristiana adora la salma mummificata di un prelato scismatico e nei suoi locali ha luogo la morte di una bambina di 5 anni durante un rito di purificazione. Pensa un po'. I genitori della piccola si uccidono. Che storie. Maggior risonanza nella cronaca giudiziaria avranno poi negli anni seguenti la cosiddetta setta del Rosario o in Toscana quella di Mamma Ebe. Tornando a Rabatta, alcuni investigatori pensarono in prima battuta che almeno due persone armate di punteruoli e coltelli avessero agito per motivi di gelosia, vendetta o libidine, ipotizzando però che la ragazza fosse stata violentata prima di essere uccisa.
Ancora nel 76 investigatori e giornalisti continuano a parlare di assassino o assassini, di uno o più aggressori, e non escludono assolutamente la partecipazione di più persone all'azione delittuosa, anche solo per un apparentemente necessario controllo della zona. De Fazio e il suo team riterranno invece presumibile, seppure non documentabile, che tutti i delitti a partire dal 74 fossero stati commessi dalla stessa persona, e dunque ritennero improbabile che ci fosse stato più di un esecutore o comunque più di un partecipante all'azione criminosa. Così anche Spezzi, Filastò e molti altri ancora oggi, Cochi, Segnini, eccetera, anche Valerio, eccetera. L'ipotesi di un'azione duale o plurale, come anche dell'avvicendamento di più esecutori, è stata similmente giustificata da giornalisti, studiosi e investigatori come Umberto Chirici, Santoni Franchetti, Cannella. Nel gennaio dell'84 pare addirittura riscontrata dall'arresto di Giovanni Mele e Piero Mucciarini, che saranno però scagionati nel luglio seguente dal delitto di Vicchio. E nel 2000 la ricostruzione ufficiale di un'associazione a delinquere fra guardoni deviati formulata dalle condanne definitive di Mario Vanni e Giancarlo Lotti postulerà appunto l'azione congiunta di almeno 3 o 4 persone nell'esecuzione di 4 o 5 altri delitti del mostro di Firenze. Questa verità giudiziaria non risale però fino al duplice delitto del 74 a Rabatta, per il quale nel 1994 era stato condannato in primo grado come unico autore Pietro Pacciani. Ma noi non abbiamo questa informazione, è difficile fare una ricostruzione, quindi ci possono stare più di 2 persone, a voglia, anche perché non sappiamo davvero com'è andata. Personalmente non lo so, di sicuro io non vedo traccia di una seconda pistola. Il dibattito rimane acceso per non dire insanabile, ma almeno ci siamo liberati di un argomento che veniva stolidamente propugnato dai liberi incompetenti attivi sul social, e cioè che una psicopatologia omicida non potesse essere condivisa e coesperita da più persone. La lista dei casi è infinita, per gli esempi americani, la Manson Family, gli Side Stranglers, Chicago Reapers, Lake and Gue, Bittaker e Norris e altri. Ma trova riscontro anche in Italia nei casi di Ludwig, delle bestie di Satana, delle assassine di Chiavenna. Ludwig poi è contemporaneo al mostro, è un duo, almeno un duo, Wolfgang Abel e Marco Furlan, che colpiscono una volta l'anno, come il mostro di Firenze. C'è questo istinto di serial killing terroristico, di terrorizzare la società più che di soddisfare una compulsione omicida. Eppure quanto hanno cagato la minchia, no? Dicendo che queste patologie non si condividono. Sono gli stessi che continuano a dirti non ce lo vedo a fare quei delitti, come persuasiva argomentazione scagionante. Ad ogni modo, magia, spiritismo e liturgie arcane torneranno a suggestionare le indagini quasi continuamente con piste che pur indimostrate parranno evolversi fino agli estremi più improbabili. Il caso del delitto di Rabatta non fa eccezione. Fra le conoscenze di Pasquale, desta inizialmente sospetti tal Bruno Mocali, 53enne di Scarperia e sedicente guaritore. Il giovane lo aveva contattato anche durante le ultime vacanze estive, a Ferragosto, telefonandogli da Rimini per chiedere un rimedio contro dei conati che lo affliggevano in quei giorni. Non solo, nel pomeriggio di venerdì 13 settembre, il giorno prima di morire, Pasquale gli aveva fatto visita senza preavviso per il persistere dei suoi disturbi epatici. Mocali, non si sa su quali precise basi, viene fermato e perquisito. Interrogato dal colonnello Dell'Amico, è presto rilasciato per la totale mancanza di elementi contro di lui. Anche i trascorsi di Vincenzo Gentilcore, condannato anni prima per omicidio preterintenzionale, congiuntamente alla segnalazione dell'auto targata NA, suggeriscono la pista di una vendetta sconfinata dalla Campania, che però si rivela a sua volta infondata.